Ben ritrovati all'appuntamento con Match. Devo dire, mi piace un po' l'idea di tornare a casa, anche se saluto e ringrazio Luca Veronesi e Daniela Melle che mi hanno sostituito nelle due puntate precedenti. Dicevo, cominciamo Match in questo sabato 25 ottobre, una partita sicuramente importante per la SPAL che ormai da, questa è la quinta partita, insomma, sta cercando la vittoria che ancora non è arrivata, addirittura c'è stata la sconfitta dell'ultimo match di soltanto pochi giorni fa. Lo faremo commentandola con ospiti in studio, che sono via Skype, e soprattutto con voi che, se volete essere dei nostri, potete mandarci messaggi WhatsApp e anche via Facebook. Allora, io qua lo dico in diretta, mi è venuto in mente, lo dico subito a Matteo Agnelli, che dovevamo fare una gag che poi vedo che non la possiamo fare adesso. No, va bene lo stesso. Va bene lo stesso. Stavo pensando. Avevano detto, Vittoria, entra con calma quando vuoi, ti annunciamo noi, poi in realtà ci si è messi a parlare e ce l'abbiamo già qui. Maria Vittoria Pasetti, ciao Vittoria. Ciao a tutti, buon pomeriggio. Ben ritrovata. Facciamo finta che hai fatto questa passerella. Facciamo finta di averla fatta. Tanto la gente continua, è contenta sì, lo stesso. Sì, infatti quando hai iniziato a parlare ho detto, ma io non dovevo entrare esatto. Dopo, invece sono già qua. Vabbè, Matteo Agnelli l'avete già visto, torna invece con noi, mi fa molto piacere, Phil Grandini. Oh, ciao Phil. Ciao, ciao a tutti. Ben ritrovato. È un piacere tornare qui con voi. Ben ritrovato. Allora, con il nostro Phil parleremo ovviamente di SPAL, però avremo modo di parlare anche, che insomma non vogliamo escluderci da quella che è la situazione attuale, anche di quello che riguarda l'ambito dello spettacolo di cui fai parte, i problemi certo. Che sta attraversando legati all'emergenza Covid e un po' quello che sta accadendo in questi giorni e in queste ore in cui è inevitabile, siamo tutti preoccupati, speriamo che la situazione migliori. Per quello che riguarda però la SPAL, entriamo un po' subito nel vivo, siamo un po' preoccupati anche per quello, dire il vero, Matteo, qua... Cioè, molto preoccupato. Insomma, qua si aspettava una vittoria che qua tarda ad arrivare, siamo alla quinta giornata e siamo a tre punti. Ma innanzitutto bentornato. Grazie, grazie mille. Sì, purtroppo siamo un po' delusi, no, tifosi, perché ci aspettavamo qualcosa di più, Phil? È inutile nasconderlo. Ci aspettavamo qualcosa di tanto di più, per un semplice motivo, perché siamo andati giù dalla Serie A e siamo andati giù, vabbè, a parte tutto quello che è successo, ma siamo andati giù e stavamo già andando giù male. Sì, male sì, sì, con una squadra che purtroppo ha dimostrato di non avere cuore, di avere poco cuore e poca voglia anche di rimanere nella massima serie. Tanto perdonami, vedo un Vicari che si è fatto in versione Marines, completamente rappato a zero. Ricordiamo anche che la SPAL, l'ultima vittoria in casa risale più di un anno fa. Sì, infatti. Quindi è un trend veramente negativo da invertire subito. Oggi abbiamo il Vicenza, che è una squadra secondo me molto quadrata, un allenatore molto bravo, Domenico Mimmo Di Carlo. Eh sì, che sono, è una squadra sicuramente abbastanza granitica, che può dare dei grattacapi non da poco alla SPAL. Probabilmente si è tagliato i capelli così per quello. E poi, ragazzi, abbiamo un ex compianto, mitico, storico, sì, tra SPAL e Vicenza, che è GB Fabbri, un'icona del calcio italiano assoluto, ecco. Certo. Allora, intanto vi anticipo, avremo con noi tra poco a commentare il tutto anche Simone Bonazzi, che torna con noi, il nostro amico, vabbè, insomma, poi legato all'ambito immobiliare, ma questo è un discorso a parte legato a Telestense, l'avremo con noi in collegamento tra qualche minuto. Vittoria, però, oggi intanto, giusto per rompere il ghiaccio, ci sono varie partite tutte in contemporanea. Esattamente, infatti oggi daremo anche un po' di aggiornamenti sulle altre partite, perché oggi ci sono veramente tante partite. Ce ne sono ben 6 partite, quindi insomma proveremo un po' a seguire tutto, così i nostri commentatori ci diranno anche un po' la classifica, aspettative e tutto. Certo, allora intanto stanno già arrivando vari messaggi, c'è addirittura, guardate, ve ne dico subito una, fantastici, Maria Vittoria e Matteo Agnelli, state molto bene insieme, per me coppia fatta, è vero, giusto? Ormai da degli anni è coppia stabile. Dice Davide da Renazzo, però il fatto che sia di Renazzo potrebbe essere ah, Matteo, ecco, sotto falsa incognita. Sì, lo saluto un mio amico. Secondo me è Matteo lì che dice. No, io ho detto niente, lo ringrazio. Alessio, anche c'è scritto Alessio e Davide da Renazzo. Io e Maria Vittoria siamo come il pane alla Nutella, una coppia perfetta. Esatto, poi abbiamo anche fatto diverse uscite a Renazzo. Quindi effettivamente... Cioè, così me la dite così in diretta. Questi scoop qua che io neanche li sapevo. È stata una delle prime persone che ho visto dopo il lockdown con la mascherina, però è stata una delle prime persone che ho visto dopo il lockdown. Ecco, augurandoci che è andata una bomba così. Ecco, augurandoci che il lockdown non si ripeta, anche se purtroppo in queste ore si parla sì, di cose abbastanza ovviamente serie. Ecco, non vorrei che fosse anche l'ultima persona che vedi prima di un altro lockdown, ecco. Beh, magari viene Renazzo, no? Durante... o magari il prossimo lockdown, sperando che non ci sia, ovviamente lo passeremo insieme. Fatelo insieme. Va bene, così, no? No, ma mica male. No.
Allora Matteo, intanto ti chiedo, avevi la formazione, se no la vado a recuperare? Guarda, me la ricordo a memoria. Vai. In porta torna Berisha. Vabbè, e questo, dico anche, e dico anche meno piacere, male. Esatto. E dico anche meno male. La linea 3 è un 3-4-1-2. Abbiamo Tomovic a sinistra, Vicari centrale, dei tre di difesa. A destra abbiamo Tomovic, poi in centrocampo abbiamo a destra Dijkman, che torna dopo la squalifica. Poi centrale in mezzo abbiamo Murgia e Valotti, con Missiroli e Salvatore Esposito, secondo me, ingiustamente tenuti in panchina. D'altra parte abbiamo Sala e poi abbiamo Castro, che fa il fantasista, in grande forma, e i due davanti sono Di Francesco e Sebastiano Esposito, scelta un po' obbligata perché tutti gli altri, tra Covid e infortuni, non ci sono. Esatto, certo. Allora intanto... Siamo in attacco, quasi. Beh, già vedo una spalla. Diciamo che intanto cominciamo la partita attaccando, che è già qualcosa, poi vedremo se un po'. Ah, mi sembra una spalla convinta, Sì. Guarda che roba, bravo. Forse c'è un fallo di mano, che però sappiamo benissimo che in Serie B il VAR non c'è. Che anche questa cosa non riesco bene a capire, per quale motivo non ci debba essere questo supporto, che comunque... Io sono per la VAR, dico la verità, perché comunque in questi c'erano anni... Siamo abituati. Ah sì, ormai siamo abituati. Ha dimostrato comunque, al di là di errori madornali, come succede sempre in questi casi, però nella maggior parte dei casi ha portato... La giustizia, dai! Sì, ha portato soprattutto quando hanno cominciato a utilizzarla con la testa e non soltanto con da un punto di vista di supporto tecnico e basta. Quindi qualsiasi cosa andava sotto VAR, ma adesso c'è un pochino più di umanità, diciamo così... è diventato un supporto secondo me fondamentale. Ma secondo me, guarda, sai Phil perché non l'hanno fatto? Perché comunque sai, devi dispensare tantissimi arbitri con la VAR, perché certo. Purtroppo ne hai già 4 in campo, poi devi mettere altre 3 alla sala VAR, e secondo me hanno deciso per la B di non farlo, però ripeto, è un errore, perché almeno quella sensazione di giustizia ti viene a mancare, esatto. Esatto. Allora, intanto ragazzi, scusate perché ce l'abbiamo già in collegamento da qualche minuto, lo volevo salutare in versione Tonino Carino da Ascoli, ma invece da casa sua, credo, abbiamo Simone Bonazzi. Ciao Simone, ben ritrovato. Ciao ragazzi, buongiorno. Ciao Simone. Da che sfondo che ha tirato fuori. Guarda che Simone ogni volta ci tira fuori. Forse buonasera perché sono in notturna qua io. Comunque sono... Ma sembra davvero un collegamento da 90 minuto agli 80. È vero, no, bellissimo. Bellissimo. Tra l'altro guarda Simone, visto che adesso mi sono ricresciuti i capelli, posso fare la battuta? Sì. Non ti taglia neanche i capelli questo chroma key che hai alle spalle, e va bene così, quindi sei a posto. Bene, mi fa piacere, però stavi meglio prima, Nick. Vabbè, adesso vedremo, vedrò se tagliarmeli ancora allora eventualmente. Allora Simone... Vabbè, basta non ricaricare il macchinino, no? Esatto. No, senti, ti chiedo subito invece, intanto come hai vissuto le ultime partite, soprattutto dopo la sconfitta di martedì scorso, e quindi anche tu che aspettative hai da questa partita, che insomma, visto anche il posizionamento del Vicenza in classifica, dovrebbe essere una partita che dobbiamo assolutamente vincere. Allora, il motivo del dobbiamo assolutamente vincerlo, intanto lo metterei da parte, ragazzi, perché dall'anno scorso ci porta una sfortuna tremenda. E la sconfitta di Empoli l'ho vissuta sinceramente male, perché il primo tempo mi era piaciuto e sì, il vantaggio forse anche non meritato effettivamente, perché l'Empoli avrebbe meritato il pareggio. Non mi aspettavo quell'involuzione della nostra squadra in una maniera così repentina. Credo che la SPAL debba ancora ambientarsi e entrare in prima di Serie B per vedere un qualcosa di buono. Però scusa, ti interrompo subito Simone. Quanto ci vuole secondo te per entrare in questo clima da Serie B? Perché ne abbiamo bisogno di entrarci. Siamo a Natale ormai. Siamo a Natale, abbiamo cominciato tardi. No, mi piacerebbe che i riflettori si spegnessero sulla SPAL, nel senso che di mettere da parte i favori dei pronostici, perché hanno sempre portato sfortuna storicamente su tutte le squadre. Ricordiamo che quando abbiamo vinto la B nessuno ci considerava, abbiamo fatto un bellissimo campionato. Tutte le volte che sei il favorito fai sempre una brutta fine. Però sai Simone una cosa, secondo me questa squadra ha due grandi problemi, un grandissimo calo fisico e mentale, ha dei blackout durante la partita, ma anche fisici che non sono spiegabili. Cioè è questo che a me preoccupa, perché comunque se tu guardi la rosa, poche squadre in Serie B hanno una rosa del genere, e questo è la cosa che preoccupa secondo me. Ora ti dico Matteo, anche a me preoccupa, però se tu consideri che abbiamo conservato l'ossatura sostanziale della Serie A, che abbiamo fatto una fine misera,
stiamo conservando gli stessi problemi della Serie A. Vero, vero. Sì, sì, quindi purtroppo. È questo che a me preoccupa maggiormente. Io vi dico che stanno arrivando da casa purtroppo dei messaggi non molto incoraggianti, perché ci dice questa è una media più da Serie C che da promozione, lo dice Vince da Ferrara, e poi c'è addirittura chi osa a dire questo: nella classifica della presunzione siamo primi. Adesso qua magari siamo un po', diciamo, pesanti con i messaggi, no. Però effettivamente questo va a denotare, secondo me, al netto di tutto, il fatto che forse ci si aspettava all'inizio della quinta giornata, diciamo dopo quattro giornate, ad essere un po' più su, un po' posizionati meglio rispetto ai tre punti attuali. Sì, sì, quello è vero. Poi cominciamo già a contare che abbiamo perso due punti con il Cosenza, hai perso probabilmente altri due punti con il Pordenone, perdere Empoli ci può anche stare, per carità, ma stavamo vincendo, quindi... abbiamo sempre i soliti problemi, insomma. No, noi dovevamo poi essere a 7-8 punti, Simone, adesso, dai. 7-8 punti è la classifica giusta. Allora, ragazzi, cerchiamo di raggiungere... Io lo so che adesso mi tirerò le ire di tutta la gente. Cerchiamo di raggiungere una buona salvezza tranquilla e poi cercare di giocarci le carte e spendere le ultime energie per fare un grande finale. Certo. Allora, guarda, a dire il vero, ti dico, io alla prima giornata, Matteo può testimoniarlo, dicevo non per la salvezza, dicevo cerchiamo almeno di lottare per una metà e parte alta della classifica. Non ho mai detto, infatti, di avere ambizioni a tornare subito in Serie A. Sono d'accordo anch'io, l'ho sempre detto anch'io. Quest'anno, visto l'anno com'è e tutto quanto, sicuramente abbiamo un organico che sulla carta potrebbe fare grandi cose, ci si potrebbe aspettare di fare grandi cose. In realtà la situazione dovrebbe propendere di più per un buon campionato e farci stare tranquilli, diciamo così. Ecco, e il problema è che appunto bisogna che stiamo tranquilli, perché... Esatto, perché adesso non siamo tanto tranquilli. Solo tre punti. Vabbè, siamo ancora all'inizio della stagione, ci mancherebbe altro. Poi tante volte la SPAL ci ha offerto sorprese. Ecco, perché insomma l'ultimo anno è stato catastrofico, ma abbiamo avuto l'escalation di anni fa che insomma sicuramente ci ha provato sorprese anche inaspettate, soprattutto nella seconda metà dobbiamo del campionato. Dobbiamo ritrovare quella mentalità, dobbiamo ritrovare quella voglia, quella forza, quella coesione di gruppo principalmente, che poi ha portato la SPAL a fare sei anni meravigliosi dove abbiamo veramente sognato, è stato bellissimo. Poi oggi sto vedendo in questi primi minuti della partita una SPAL che mi sembra che abbia le idee un pochino più chiare e soprattutto un po' più voglia rispetto anche alle partite scorse. E non mi dispiace, però bisogna farla tutta la partita, è più di 90 minuti, non soltanto 40. Certo. Sapete cosa anche serve, ragazzi? Una bella vittoria, ce l'abbiamo qua, ce l'abbiamo già quella. Una bella vittoria che noi abbiamo già in studio, ma una bella vittoria anche in campo, anche in campo. Che scacci un po' di cattivi pensieri e di entusiasmo, dai. Certo. Ha ragione Fischi, siamo partiti bene, anche se il Vicenza ha messo un po' più fuori il naso ultimamente. Eh beh sì, adesso poi hanno preso un po'. Diciamoci la verità, vincere il campionato di quest'anno sarà anche una questione anche un po' di fortuna, perché con tutta questa storia del Covid, vero, non vero, mai sì, la formazione sarà confermato o non confermato. Quindi, certo. No, infatti, chi ecco, più fortuna se la gioca. Questa è una variabile purtroppo che ci dobbiamo giocare su tutti i fronti, nella nostra vita quotidiana, sul calcio, sul lavoro, eccetera, eccetera. Purtroppo è tutto un punto di domanda quello che riguarda... Tra l'altro di questo poi parleremo più tardi. Ah, brutto errore di Berisha che rinvia malissimo e dà l'opportunità al Vicenza, fortuna che recuperiamo. L'abbiamo asciugato. Vabbè, dai, è andata. Non è successo niente di catastrofico per fortuna. Avevo preso paura però. No, ma infatti, per carità. Però insomma... tra l'altro vi comunico, se voi potete appunto scriverci via WhatsApp, lo state facendo in tanti, potete però anche commentare su Facebook dove c'è Vittoria che sta seguendo, esatto, il canale social. Ho sia le partite che si stanno svolgendo in questo momento, e dall'altra parte ho Facebook, quindi guardo entrambe le cose. Mi raccomando però domande di calcio, non provateci, ecco, perché qua bisogna sempre dirlo, perché qua abbiamo un pubblico un po' alla Matteo Agnelli, insomma, diciamo così. Va bene, allora intanto 0-0, le altre partite sono ancora ferme sullo 0-0, Vittoria, o c'è qualche novità? Sì, non ci sono ancora novità, tutte ferme sullo 0-0 per adesso. Ok, vedremo insomma che cosa potrà succedere. Ricordiamo a proposito di Covid che la Reggiana ha dovuto rinviare la partita perché ha 16 positivi. Sì. 16. Però. Sì. Beh, del resto sai che basta che arrivi a uno è un attimo il contatto. Sì, no, esatto. Ecco, per poi cui... in una squadra, nel spogliatoio è normale. Cioè, certo. Quindi... Quando ci sta... In luoghi chiusi purtroppo ha dimostrato questo virus, come poi tutti i virus, di
attaccarsi in modo particolare. Non l'ha fatto, una cosa che ho notato ed è una mia riflessione, io non sono assolutamente un virologo e non ci capito neanche. Oggi siamo tutti virologi in questo periodo, esatto. Però l'unica cosa che posso vedere, e già tra i virologi non vanno d'accordo, esatto. Peraltro l'unica comunque cosa che ho potuto notare rispetto a quello che succedeva quest'estate, che quest'estate effettivamente siamo stati poco attenti in generale, perché comunque le spiagge erano piene, li abbiamo fatti ballare, ci siamo. È stata anche una bella estate da alcuni punti di vista. Non ci sono state questi grandi picchi di contagio e quindi evidentemente al Covid gli piace tanto l'estate, gli piace soprattutto che stiamo fuori all'aperto, esatto. Questa è la cosa. Quando ci chiudono dentro delle scatoline chiuse, tipo i trasporti per esempio, dopo succede che ci sono migliaia quello di contagi. Quello che sta accadendo. Vabbè, questo è quello che ho potuto constatare. Poi, no, dopo, certo. Poi ovviamente ricordo, per tutto quello che guarda gli aggiornamenti, vi invito al TV giornale delle 19.30, lì insomma ovviamente si parla in maniera più approfondita. Intanto comunque per quello che riguarda la SPAL, come dicevo, ci sono messaggi un po' catastrofici, diciamo così, però c'è Davide di Salso Maggiore, che tra l'altro... Attenzione a Vicenza, da solo... Gol del... No! Palo, grande, palo clamoroso! Siamo fortunatissimi! Siamo fortunatissimi, Gori, salta Berisha, porta vuota, prende il palo! Sembrava dentro, così, chi ha fatto palo? Grandissimo! Prontezza di riflessi non da poco. Dalla regia miti, no. Veramente dalla regia. Mamma mia, come ci hanno graziato! Sembrava dentro, sembrava dentro, per fortuna stavolta palo. Stavolta è stato veramente un miracolo. C'era una zolla proprio della spalla. No, ma raccontiamo l'azione. Un passaggio all'indietro, scellerato, mi pare, di Valotti, che lancia l'attaccante del Vicenza, che si trova tu per tu con Berisha, lo salta, porta vuota, prende il palo. Mamma mia, che fortuna che abbiamo avuto. Vabbè. Sì, questa volta sono proprio graziato. Ragazzi, vi racconto un piccolo aneddoto. Sentiamo. Io sotto lo schermo di Skype ho anche Dalton che sto guardando sotto la spalla. Quindi c'è un po' di ritardo tra quello che voi mi dite e quello che vedo sotto. Quindi il palo l'ho visto due volte, prima in anticipo e poi ho detto a voi, doppio infarto ho avuto. e comunque Simone, concorderai sul fatto che ci è andata bene, almeno in questo inizio di partita? Sì, però non puoi... Beh, bene è un termine riduttivo. Vabbè, ci è andato bene che non abbiamo preso gol, dico. Sì, insomma. No? Insomma. Ha segnato la regina contro il Pordenone. Ah, ok. Quindi... Ah. Bella partita questa, la regina è... Quindi regina che sale a in questo momento 9 punti sulla carta, insomma, ecco, e Pordenone soprattutto che rimane a pari merito con noi. La regina dei nostri ex, Tiago Cione, che Felipe. Certo, certo, certo. Sì, perché poi... Ragazzi, questo sarà un campionato di grande confusione, non so se avete seguito le altre partite della Serie B. Lo scorso turno, credo contro la Reggiana, all'ultimo secondo c'è stato un episodio... dubbio, e l'arbitro, che probabilmente veniva dalla Candy Serie A, ha richiamato il VAR. Sì, si è sbagliato. I giocatori che lo guardavano stranito, come sta dicendo questo. È quello che dicevamo prima, Phil. Cioè, perché adesso poi gli arbitri si sono abituati al VAR, certo. E quindi anche il livello di attenzione è sfasato. Sì. Perché se sanno che non c'è il VAR, sì, devono riabituarsi a quello che facevano anni prima. È difficile, tanto difficile, e quindi è proprio una questione mentale, quindi si rischia di avere delle ingiustizie, comunque degli errori madornali ancora più di prima, quindi certo. È molto pericoloso. Allora Nicola, posso dire una cosa? Vai. Dei primi 12 minuti, che si è poi notato anche nelle altre partite, questa squadra manca terribilmente un uomo davanti alla difesa e un centravanti di peso, perché concediamo troppo e creiamo poco, e questa partita in questi 12 minuti ci fa vedere anche questo. Perché tu non puoi regalare una palla così, lasciando completamente l'attaccante avversario da solo, che è a punto di saltare il portiere. E poi comunque davanti Sebastiano Esposito e Di Francesco sono molto leggeri. Sono leggeri. Io tra l'altro, guardate... Scusa, Matteo, scusami, perché non manca uno schiattarello a centrocampo? No, ma c'è un Mariano Arini che è svincolato, io vado a casa sua a prenderlo subito al volo. Me lo vado subito a prendere e me lo porto qua al centro Copparo. Comunque c'è una cosa da dire, che la SPAL negli anni, gli anni che ci ha regalato delle grandi soddisfazioni, comunque è sempre stata una squadra di peso, comunque c'erano giocatori, la maggior parte dei giocatori erano dei bei bestioni. Cioè sì, ma ti manca un centravanti, dai. Adesso sono già 2 anni che ci siamo alleggeriti molto, e quindi in una, poi in Serie B dove
dove certo. notoriamente si fa della legna. Esatto. Ecco, è un campionato lungo, un campionato impegnativo, esatto. insomma. Ecco. Serve della gente con a livello fisico molto, molto, molto importante, cosa che un po' vedo poco già dall'anno scorso, a parte il centravanti ce l'avevamo, ma diciamo che ha giocato un po' a mezzo servizio l'anno scorso, secondo me. Petagna ormai lo chiamano scalda panchina Napoli. Ma certo. Sarà diventato un boiler in panchina. è passato già. Dalla salama da sugo ai babà, sai, dopo. Però almeno l'anno scorso correva, almeno un po' lo facevano correre, ecco, diciamo, adesso invece è proprio dai, che estatico. Bello. Allora, finiamo questa azione, poi dobbiamo andare in pubblicità. Vediamo cosa succede. Niente, vabbè. Niente. Però non è ancora niente, non è successo nulla. Vabbè. Poi ragazzi, dimmi. Sapete cosa manca tanto? Il fattore campo. Esatto, allora, dodicesimo. Ragazzi, ne parliamo tra poco, andiamo in pubblicità, rimanete con noi, tra poco ancora in diretta. Brutte notizie purtroppo dal Paolo Mazza, Vicenza in vantaggio proprio pochi minuti fa, e questo devo dire che già, insomma, va a rovinare l'umore, anche se è stato un bellissimo gol, giusto ragazzi? Gol del Piero. Sì, esatto. Dal monte del Vicenza fa partire questo tiro a giro e Berisha non può niente. Questa peccato. Volta il palo è andato dentro, cioè stavolta... Sì, ma il vantaggio tutto sommato è meritato. Peccato perché ennesima palla persa in mezzo al campo, loro ripartono, questo Dal Monte trova il tiro della domenica e ci fa gol. Ragazzi, svegliamoci, che sono stanco di vedere queste cose. Intanto, guardate, Simone Bonazzi è andato davanti allo stadio a protestare. Simo? Sì, mi sono messo all'esterno perché adesso faccio il sitting. Vabbè, facciamo un po' per sorridere, però effettivamente, insomma, diciamo che questo gol proprio non ci stava e soprattutto ha un po', non so come dire, demoralizzato quello che era il discorso che facevamo prima. Insomma, comunque si sperava di vedere una spalla, anche se siamo però ancora ampiamente in tempo a recuperare. Siamo al 23esimo. A metà del primo tempo, esatto. Si può tutto ancora. Certo. Però sì, sicuramente... ci sono i soliti problemi della spalla, c'è un grosso problema, a mio avviso, ancora più prima del tattico, del fisico, c'è un problema mentale, c'è un problema proprio di... Ah, attenzione a Vicenza, ancora pericolosissimo. Adesso il Vicenza è carico. Adesso... C'è proprio un problema di gestione della pressione, non lo so, probabilmente, come stava dicendo prima Simone, che è una cosa molto giusta, Ferrara, la SPAL vive il dodicesimo in campo, c'è davvero quando giochiamo in situazioni normali. La nostra tifoseria, il nostro stadio è veramente il dodicesimo in campo, anche in trasferta. Questa cosa che non ci può essere, non abbiamo la nostra curva. Non deve essere una giustificazione. No, però è un 30% del problema. Poi l'altro 70% del problema è il fatto che non abbiamo un leader, è il fatto che il nostro allenatore non è un motivatore. No. La SPAL ha bisogno di motivatori, come era semplice i tempi, per quanto peccasse a mio avviso da altre parti, ma c'erano dei giocatori come Schiattarella, come Antenucci, come Mora quando eravamo in B, che ti permettevano di sopperire a quelle lacune tecniche che avevi. Ce l'hai sempre avuto le lacune tecniche, ma andavi sempre con il cuore oltre l'ostacolo. Oggi non lo facciamo più. Però ragazzi, arrivare al 25esimo del primo tempo in casa contro una neopromossa, per quanto sia importante il Vicenza come squadra, e tu non hai fatto nemmeno un tiro nello specchio della porta, questo secondo me delimita tante cose, cioè non puoi permettertelo. Certo, guarda, Phil, tra l'altro da casa stanno dicendo, ne andassero 11 decenti in campo non avremmo bisogno del dodicesimo. Questa è una critica, assolutamente d'accordo. Il problema è che noi, volendo, gli 11 decenti ce li abbiamo anche, ma c'è bisogno di una guida di questi 11, bisogna motivarli. È il discorso che è successo anche nel Milan, quando prima è post Ibrahimovic. Quando è arrivato Ibrahimovic, che è un leader, il Milan non ha più smesso di vincere. Perché? Perché è arrivato lì e ha detto a questi ragazzini e a quelli che erano lì soltanto per scaldare o la panchina o per entrare in campo e non aver voglia di sudare. Adesso bisogna che giochiamo e che giochiate. Beh, scusa, perché ci sono io in squadra con voi. E non voglio far brutto. Possiamo richiamare il fenomeno cancellato noi. Grandissimo. Anche Mino Bizzarri potrebbe essere. Uno dei due, se disponibile. Quando si parlava di far tornare Mora, io ero molto felice perché Mora è il giocatore, sarebbe stato il giocatore giusto per motivare lo spogliatoio, per far vedere
com'era la SPAL che è arrivata dalla C alla Serie A in 3 anni. Cioè, ragazzi, questo è, dovrebbe essere. Però gli altri corrono. Poi, gli altri corrono anche. Corrono il doppio, ma certo, ma corri quando hai voglia, ragazzi, di farlo. Sentiamo Simone che no, venire. Se volete ne abbiamo già due anche dentro la società. Mettiamo Mezzini centravanti e Zamoler nel centrocampo. Sicuro, sono d'accordo. Sì. Zamoler lo vedo anche bello integro. Esatto, torniamo proprio ai ricordi. Senti, Vittorio, invece c'è qualche messaggio particolare da casa oppure qualche risultato magari dagli altri campi? I risultati sono sempre tutti uguali, quindi Regina continua a vincere contro il Pordenone, che per noi è meglio, avendo il Pordenone ovviamente 3 punti esattamente come la SPAL, per il resto non ci sono novità e da casa tutti vorrebbero vedere una SPAL più aggressiva, anche perché ovviamente io sinceramente personalmente non mi aspettavo una classifica del genere, mi aspettavo almeno di vederci nella prima parte della classifica. Quindi spero veramente che la situazione possa cambiare, che la SPAL possa iniziare veramente a giocare. Certo. Guardate, io invece vedo anche dai WhatsApp che state mandando messaggi di varia natura, perché c'è per esempio Marco che dice tranquilli, si vince in rimonta, gol di Esposito e di Francesco, mentre al contrario invece ci sono altri che già ci vedono in Serie C o quasi, insomma comunque in fase di forte crisi. E poi ci sono però Ultimo e Paola che dicono deve ritornare semplici se vogliamo rimanere in Serie B. E qui potremmo aprire una parentesi, perché effettivamente da qualche giorno, insomma, ci sono le voci, non so se sono voci da giornali o se c'è qualche insomma attendibilità in quello che viene detto, ecco, non credo infatti, che insomma comunque insomma, nel caso in cui la SPAL dovesse continuare a perdere, già si metterebbe un po' a rischio anche la panchina di Pasquale Marino. Premesso, insomma, facciamo una roba, visto che li stiamo pagando entrambi, mettiamoli tutti e due insieme lì. No, ma poi, c'è un grande problema su Semplici. Innanzitutto con la società non è in buoni rapporti. È quello il problema. E soprattutto lui aspetta, direi. Esatto, ma soprattutto lui aspetta una chiamata dalla Serie A. Io credo che mai gli arriverà una chiamata di Martioli o di Zamuner per poterlo portare a Ferrara. Quella hai ragione tu, certo. Vabbè, lo dico perché insomma... Io però non penso che sia una questione di allenatore, ragazzi. Cioè, Semplici è stato mandato via, che avevo l'ossatura di questa squadra e stava facendo non bene. È arrivato Di Biagio, vabbè, non sapremo mai con il campo come poteva andare. Comincia Marino e il trend è ancora quello, forse c'è da porsi una domanda. Sì, il problema arriva proprio da quelli che però torniamo, secondo me giustamente è condivisibile quello che dici, però capisco anche quello che diceva Phil sul fatto che effettivamente manca un elemento trascinante, che potrebbe essere anche lo stesso allenatore, insomma, ecco come, anzi, spesso ci vuole uno in panchina che ti trascini e uno in campo. Ci vuole la protrusione dell'allenatore in campo, c'è bisogno, tutte le squadre che arrivano a dei risultati ce l'hanno, noi siamo arrivati a dei risultati perché di questi leader ne avevamo più di uno da veramente dai nomi che ho detto prima fino ad arrivare a Eros Schiavone e a tutti gli altri che davano una mano sempre a tutti quanti e andava in campo un giocatore unico, una testuggine andava in campo. Però qual è anche il problema, ragazzi? Abbiamo fatto dei risultati contro della gente che era 10 volte più forte di noi. Il problema qual è? Che tu non sei riuscito a fare mercato perché eri bloccato dalla retrocessione in Serie B, si è trovato tantissimi ingaggi pesanti e probabilmente non sono riusciti a fare le operazioni che volevano. Quindi ti sei trovato la rosa dell'anno scorso con gente poca motivata, stipendi altissimi e Marino non è un mago, nel senso che... No, sì, ma basterebbe che capissero anche questo. Però ha molte lacune questa squadra, ripeto, come ho detto prima, manca un centravanti, manca un uomo d'ordine davanti alla difesa, fai fatica comunque a renderti pericoloso, cioè, è tutte mezze punte di Francesco, Sebastiano Esposito, Brignola, giochi, magari avessimo Flockery, ma purtroppo avete una certa età, si fa male spesso, Paloschi comunque se non è servito giochi un in meno, per vincere ragazzi bisogna metterla dentro la palla. Certo. Assolutamente. Poi proprio abbiamo è un problema che ci ripetiamo da un anno a questa parte. Sì, abbiamo delle lacune a fare gol, anche soltanto a tirare in porta, a renderci pericolosi. Bravo, non tiriamo mai in porta. Cioè, mai in porta. Ragazzi, prova a tirare in porta, proviamo anche da fuori, proviamo a fare. Abbiamo dei buoni tiratori, proviamo a sfruttarli. Pure questo, Sebastiano Esposito, che adesso è una buona palla. Vediamo. Non possiamo, per quanto Sebastiano Esposito sia sicuramente un bel giocatore. Però a 18 anni, ragazzi, è un 2002, non puoi pensare di mettergli sulle spalle la squadra. Povero. Cioè. E poi comunque rende al meglio giocando un po' nei tre davanti, ma da esterno, non come prima punta. Cioè. Ad Empoli poverino non ha toccato una palla. Cioè. No, ma infatti, poi ad Empoli c'è stato un altro fantasma per almeno 60 minuti che si chiama Jankovic.
che giuro che mi sono accorto che era in campo quando mi hanno sostituito. Sì, ma io l'ho detto qua a match. Quando l'hanno cambiato mi sono accorto anch'io che giocava. Ma questo qui perché? Cioè ci sono stati degli acquisti, delle cose, che io vorrei andare da Vagnati e dirgli: che cosa ti ha detto il cervello per prendere determinate persone? Ricordiamoci che il signor Jankovic, l'ultimo giorno di mercato, si è permesso di rifiutare Frosinone perché noi avevamo già preso l'Ardemagni, poi, che era comunque un buon attaccante per la B, lui si è rifiutato di andare a Frosinone, no? Adesso ce l'abbiamo noi da esporre sui vari campi, comunque stile fantasma. Guarda, io Matteo, ho visto prima che c'era un messaggio, mi era sfuggito, che Angie e Chicca ti offrivano un aperitivo se la SPAL dovesse vincere. Mi sa che... Se perdiamo ve lo offro io. Oh, attenzione, qua allora mi sa che... Oh. Questo è il pranzo servito. Questo è l'aperitivo servito, più che altro. No, sì, dipende da quanti gol prendiamo. Anche il Monza sta vincendo contro il Chievo. Ah, hai capito. Il Monza? Sì. Hai capito. Quindi anche loro sono saliti in classifica. Che prima ne parlavamo appunto di questo Monza, di questa squadra. Il Monza fra 5 anni in Champions League. Champions League mi sembra un po' tanto, ma quando Silvio dice così, io sono milanista anche, quindi sono... So che quando si... che eri anche milanista. Sì, da quest'anno poi, posso tornare. Perché... Ecco, no, c'è una cosa, quest'anno infatti con la cosa di Serie B tornano tutte le prime squadre. Beh, certo, perché quando la SPAL è in Serie A non c'era proprio... Non mi ci avvicinavo. No, ma poi non potevi neanche dirlo perché non era carino, insomma, in ogni caso. No, ma guarda, proprio sono andato a vedere una delle prime partite che sono andato a vedere della SPAL in trasferta, è stato proprio Milan-SPAL, e ci sono andato con la maglia della SPAL e tenevo sinceramente, ma lo giuro, per la SPAL. E ho sempre tenuto per la SPAL anche quando c'erano gli scontri diretti. Adesso non ce l'ho più in prima divisione, diciamo così, e quindi... Alla Liga Spagnola, la Primera Divisione. Esatto. Posso tranquillamente tornare a tenere per un Milan che tra l'altro... No, per carità, massimo rispetto non, in questo non periodo. Male, non male, massimo dai. Massimo rispetto, anzi, adesso bisogna vedere dopo anni un po' discutibili, insomma. Esatto, adesso abbiamo cominciato a giocare un po' a calcio, è ovvio che non... Vi siete ritrovati, insomma. È ovvio che non puoi puntare il tuo futuro su un giocatore di 40 anni, per quanto io ho un anno più di Ibrahimovic e non mi sento ancora da buttare via. Ne hai uno in più? Sì, perché io sono un 81, lo dovrebbe essere un 82. Ah, ok. Ibrahimovic 81. Sai che ti pensavo anche più giovane? Non so anche Ibrahimovic? Ibrahimovic 81. Vabbè, ho la stessa età di Ibrahimovic. Beh, allora ci teniamo ancora bene, dai. Vabbè. Diciamo, me lo dico da solo. L'avanzata dei quarantenni, via. A quanto pare... Ride anche Simone quando parlo di quarantenni. Ragazzi, però bando alle ciance, siamo quasi al quarantesimo e stiamo perdendo. E non vedo una reazione dalla spalla. Sto nero. Perché sono stanco di vedere queste brutte partite, queste figuracce. Sto cercando di... Fate un collegamento allo stadio con Beppe, che vorrei sentire il suo commento. Guarda, ci piacerebbe. Purtroppo non possiamo, ma ci piacerebbe. Adesso vedremo se magari nelle prossime settimane... No, perché appunto sarebbe curioso sentire anche Beppe cosa ci racconta, anche se sono convinto che Beppe ci farebbe sempre un'analisi molto pacata, come nel suo modo di fare, insomma, ecco. Quindi cercando magari di cogliere qualche spunto. Però, insomma, effettivamente sì, concordo con quello che dice Matteo, cioè... Una squadra che è in svantaggio in casa probabilmente dovrebbe reagire in maniera un po' più forte, ecco, un po' più robusta. Contro la neopromossa. Come si diceva, non c'è la casa, giochi in casa, giochi fuori, sono solo io fuori al freddo. Vabbè, però insomma, comunque un migliaio di persone quasi ci sono dentro, ecco, per ma cui... sai, comunque essere neopromossa vuol dire avere una bella carica, e quando il problema è quando sei una neoretrocessa che hai molta meno carica. Quindi la neopromossa è un vantaggio più che uno svantaggio. Sì, però ti faccio una domanda. Quando io vado in campo che sono un giocatore, non penso scendo dalla A, scendo dalla B, arrivo dalla C. No, ma la io vado in campo prima per tirare fuori gli attributi e fare vincere la squadra. Sono d'accordo. E questi non lo fanno. No, ma questo è un anno e mezzo che non lo fanno. Cioè, non è che... Tra l'altro ho passato una cimice, mi sa. È una novità. Sento un odore strano. Sì, si sente un sacco odore di cimice. Signori, effettivamente la sento anch'io. È la sua stagione. Qualcuno l'ha pestata, forse io. Siamo bene. La sorellella questa, esatto, la mitica. Potremmo fare un quiz su queste cose. Signori, mettiamola protetto. Così, meglio sentire una puzza di cimice che non sentire gli odori, perché ecco, mettiamola in questo modo, spero anche passerà, insomma, però è vero, lo sento anch'io.
Cioè che vabbè, voi a casa non la sentite, quindi siete state tranquilli. Non mi arriva, non mi arriva. Quindi questo è preoccupante. L'ho pestata io. È preoccupante che non ti arriva l'odore a te, però, perché... Vabbè, sono messo Matteo si è messo un po' così distante da... Ma lontano un attimo. No, no, non ce l'ho, si vede che fa un giro... Fa un giro strano, vabbè, insomma, dai, ce la potremo fare. Niente, siamo intanto al 36esimo, giusto? Perché purtroppo sono sempre questi numeri piccoli. 36 e 06. 14 decimi, Qui ragazzi purtroppo siamo in età anche da cambiare fiale ormai. Sono andato dall'oculista, mi sono fatto fare una visita, così perché volevo, l'aveva fatta mia moglie, ho detto guarda anche a me. Mi guarda e fa, guarda per un grado non puoi guidare i caccia, mi ha detto, perché ci vogliono 15. E io 14, vedo il numero da qua, lo vedo bene, 36, 27, 28, però ho questa fortuna, speriamo che continui. Cioè ragazzi, imposta Salomon, che ha due piedi, bravo ragazzo, un grande professionista, ma ha due piedi. Probabilmente quando io piove che vado a smunire i tombini con gli stivali da pioggia imposterei meglio, cioè. Ma come mai devi andare dai tombini quando piove? Perché sai, lì al mare quando piove in certe vie sale un po' l'acqua, allora tende vero. È la SPA che non sale, però mi è arrivato anche a me adesso l'odore della sinistra. Allora si è forte. È arrivata forte anche. Allora, no, c'è un messaggio esemplare che dice, è Marco che dice, purtroppo non riesco a ricordarmi una vostra trasmissione in cui la SPAL avesse vinto. Questo significa che la vittoria manca da un bel po'. Comunque, vabbè, voi siete sempre super dignitosi nelle difficoltà e oggi si vince, dice Marco. Ma Marco, ti ringraziamo. Devo ringraziare anche Davide di Salso Maggiore, che prima ha fatto delle ipotesi molto positive sulla SPAL e insomma mi ha dato anche bentornato, quindi grazie Davide. E anche altri messaggi che stanno arrivando, in cui comunque, malgrado tutto, malgrado il fatto che siamo in svantaggio in questo momento, insomma, continuano a vedere possibilità di un'annata comunque interessante per la SPAL. Ecco, nessuno sta dicendo torniamo in Serie A, anche perché adesso sarebbe veramente imprudente dirlo, però insomma comunque molti vedono ancora una possibilità di rifarsi. Vabbè, insomma. Ma il campionato è lungo, può succedere qualsiasi cosa, abbiamo appena cominciato. Occhio. Certo. Bellissimo! Gol! Dai! Sì! Dai! Murgia! Ha fatto gol Murgia, ragazzi, vedete, è incredibile. Vedete chi era il primo che criticava Murgia? Io. Però io. In pubblicità eravamo, non si è sentito. Cos'è il primo gol che fa? Grande Murgia, grande Murgia. Beh, fa molto molto piacere. Allora, spieghiamo l'azione. Punizione di Castro, Dijkman al volo, tira, prende la traversa. Bello tra l'altro, Murgia, il tappin, a porta vuota, tac, gol. Potremmo fare la rubrica Agnelli che imita il gol. Esatto. Facciamolo. Farebbe molto successo. Signori, attenzione, non so dove si possa vedere. Però no, lì dove era prima? Dove è andato prima? Devo partire da Castro. Allora, Castro batte la punizione, no? Al limite dell'area, così. Arriva Dijkman in spaccata, traversa, il portiere è battuto, la palla è vuota, cioè la porta è vuota, tac. Gol! Ecco, voi ditemi cosa serve guardare da zona al confronto quando abbiamo Agnelli che vi simula tutto. No, questo me l'ho fatto un po' così, però sono anche carico, per il gol. Vedete che c'è Simone che voleva dire qualcosa. Dimmi, Simo. No, sembra Maurizio Mosca quando faceva il processo del lunedì, che simulava le varie cose. Beh, Maurizio Mosca è un grande idolo. Sì, io lo adoravo col pendolino. Adesso ricordiamo le cose doc, insomma. Maurizio Moschito Mosca. Come no, diciamo una cosa seria però, ragazzi. È un 1-1 importantissimo perché siamo al 40esimo. Abbiamo realizzato la partita, era importante. Adesso si è da cominciare a martellare, proviamo. No, tra l'altro, dopo le critiche che ha preso Murgia anche contro il Pordenone, è un gol che può un attimo dargli anche un po' di carica, certo, di stima. Ragazzi, Murgia contro Pordenone c'ha. Ragazzi, critiche con Pordenone, io se avevo Murgia davanti dopo Pordenone lo strangolavo con le mie mani, l'ho dichiarato più e più volte. Insomma. D'accordo però adesso, con te. Adesso devi fare il messaggio buonista. Adesso invece gli abbiamo dato la possibilità di rifarsi. Adesso io adoro Murgia e spero di offrirgli il caffè. Noi siamo davvero veri tifosi. No, esatto. Io purtroppo, ragazzi, io non ce la faccio. Purtroppo a me Murgia non piace, non mi è mai piaciuto come giocatore. Però insomma, gli dai atto che poi adesso. Sono contento che faccia gol. Altro anche lui ha l'umorale. Visto che ti piace anche il Milan, sì. un gol alla Pippo Inzaghi. Era al posto giusto, al momento giusto. Allora, scusate, che Pippo Inzaghi chiedo alla regia se possiamo tirare dritto fino alla fine del primo tempo o se dobbiamo andare in pubblicità. Bellissimo. Benissimo, allora ringraziamo Alessandro che ci ha dato la comunicazione. Allora, e vai, 1-1. Questo tiro, bellissimo. Questo era da mai dire gol, oggi è una giornata vintage. E stavamo parlando appunto di Murgia. Stiamo citando tutto, quindi...
Comunque, no, io sono contento. Se da oggi Murgia diventa il centrocampista più forte della Serie B, io sono felicissimo. Bene, bene, ok, diamo possibilità. Tra l'altro, Vittoria, stanno citando tutti i programmi che tu eri piccolissima quando c'erano, forse manco eri nata. Non lo so, il pendolino di Maurizio Mosca, non so se l'hai anche mai visto. Di che anno sei? 97. 96, no, 97. No, dai, Fra, dai! C'era già. Dai, dammi il rigore qua! Ma non c'è rigore. Non c'è rigore. Niente. Non c'è rigore. Scusate, mi sto caricando. Mi spiace, ma non l'abbiamo capito. Si è svegliato dal gol, Renato. Speriamo di avere una carica così anche alla spalla a questo punto. Sai che ho notato quest'estate quando facevo animazione anche con i ragazzi molto giovani, eccetera, che si parlava, facevo tra una stupidaggine e l'altra, è venuto fuori anche il nome di Mike Bongiorno. Sì, grandissimo. Sì. Sappiate che il ragazzino medio di 16-17 anni non ha idea di chi sia. Beh, sai. E sono rimasto sconvolto, a parte di essermi sentito vecchissimo, però manca proprio. E ho dovuto. Adesso è una gag che faccio quasi sempre quando faccio animazione in giro, quando vedo che ci sono ragazzi giovani, proprio più che altro per farglielo capire, perché voglio che vadano a cercare chi è stato il magari ti chiederanno, re. È uno youtuber? Io ho una domanda per te, Nicola. È uno di La prima cosa che mi hanno detto è uno youtuber. Faccio, come è un youtuber? Magari oggi lo sarebbe stato. Nicola, una domanda sarebbe per te. Stato oddio, grande, sentiamo, ho già paura. Il Sassolino lo mettevi da Mike Bongiorno o Pippo Baudo? Eri più un baudiano o...? È diverso, cioè Mike Bongiorno, Mike Bongiorno era più spettacolare perché ti faceva queste cose che sono ancora su internet, le vedi, insomma lui te la sparava dritta. Sì, sì. Baudo era più composto. Pensa, diciamo, sai dove lo mettevo io il Sassolino invece? Da Corrado. Ah, Corrado piaceva molto anche a me. Io lo mettevo da Corrado perché era quello che teneva... Io immagino Vittoria che sta dicendo, ma di cosa state parlando? Corrado Mantoni. No, dai, a parte Corrado, gli altri li conosco. Corrado è morto un po' prima. No, buongiorno, li conosco anche però io. Però prima hanno citato il pranzo servito. Corrado che ha invitato la corrida. Esatto. Vabbè. Va bene, detto questo, torniamo ancora sulla partita, siamo al quasi 43esimo, quindi ancora due minuti, poi vedremo quanto recupero verrà concesso alle due squadre, e però insomma per adesso un pareggio che al momento mi pare poter soddisfare. Per come si era messa. Esatto, per come si era messa. Oh, poi diciamocelo pure, ultimamente vediamo sempre partite che si ribaltano sulla base di quello che è risultato iniziale, quindi l'altra volta, diciamocelo pure, che voi lo dicevate già quando la spalla è andata in vantaggio martedì, sembrava che avessimo già vinto, che io fossi quello che perché ero a casa, e poi invece vedi purtroppo, no, io speravo in una vittoria davvero, però perdonami, Salamon a terra, ho preso un brutto colpo, mi pare la caviglia, l'arbitro ha fermato il gioco. Sì. Comunque hai citato la corrida prima, è l'antesignano dei talent show. Esatto. Che il poi tra l'altro la fece alla radio prima. Sì, correggimi se sbaglio. Sì. No, confermo. Che iniziò negli anni 60, quindi insomma, in epoca lontana. Dove la giuria era veramente il pubblico. Sì. Anche spietatissima. Certo. Il pubblico deve essere spietato, come lo è la classica curva ovest quando la spalla, ovviamente pronta sempre ad applaudirla, anzi devo dire che la curva ovest è sempre stata forse una delle curve più vicine alla squadra anche nei momenti di difficoltà, però ovviamente qualche critica ci vuole quando la squadra non ingrana. Però adesso, Simone, tu come lo vedi, ecco, giusto per ricoinvolgerti giustamente, alla fine di questo primo tempo stiamo per andare, speriamo, negli spogliatoi sull'1-1, ecco, che cosa ti aspetti dal secondo tempo? Io mi aspetto un buon secondo tempo, perché si era un po' perso nei minuti iniziali, forse anche un po' sorpreso da questa Vicenza, ma confido che si possa ribaltare le partite precedenti. Guarda, ci credo veramente. Adesso qua lo dico, tanto sotto non si vede, quindi posso fare qualsiasi gesto scaramantico. Ma Marcano, tu metti un chroma key anche lì sotto, poi non ce ne accorgiamo. Esatto. Cioè, puoi simulare e falsare qualsiasi cosa. Allora, pochi secondi, anzi no, siamo già al 45esimo adesso, sta per scattare, per cui vedremo quanto abbiamo di recupero. Un paio di minuti vi darà. Una cosa molto veloce per andare direttamente negli spogliatoi e poi da lì si rifletterà su quello che potrà essere il secondo tempo. Sì, peccato che alcuni giocatori sono rimasti negli spogliatoi. Io amo Sebastiano Esposito perché lo vedo come un grandissimo talento, ma devo essere onesto, nei primi 45 minuti inesistente come Jankovic a Empoli. Esatto, certo. Sono d'accordo. Speriamo che debba soltanto trovare un po' la... Quasi. Funzione, infatti. Tiro di Difra,
Mifro l'ho visto vivace di Francesco, eh? Ma di Francesco se riesce a fare tre partite di fila può anche diventare veramente un trascinatore. È che purtroppo da quando l'abbiamo preso è stato molto più il tempo che è stato infortunato. Angolo però... per la spalla di Francesco. Dai che lo facciamo adesso. Dai, che sarebbe una bella cosa andare... Dai, magari Vicari che è inquadrato. È battuto anche bene. Però tutti vanno a vuoto. Mano. Quello lì era una mano che col VAR, questa qua era rigore. Era rigore. Fine primo tempo. Vabbè. Allora, noi Simone intanto ti salutiamo e ti ringraziamo. Probabilmente prometto che ti avremo ospite anche in studio prossimamente, ok? Grazie. Anche se no, però ragazzi, quando... vi saluto tutti. Quando sarai in studio però non avrai gli sfondi, quindi è l'unica cosa che ci mancherà di davvero. Beh, posso fare un manifesto, me lo attacco dietro. Lo attacchi dietro direttamente, va bene. Grazie Simone Bonazzi, buona... Ciao. Ragazzi, era una mano clamorosa. Ecco, vedi, Clamorosa. L'arbitro non ha potuto non vedere, è impossibile, oh. Questo è un rigore sacrosanto, perché vedi che allarga il braccio il difensore del Vicenza. Allora, ragazzi, su questa polemica torniamo tra poco. Dicevo grazie Simone Bonazzi, pubblicità ciao, ragazzi, e tra poco... Grazie. Ciao Simone. E tra poco ancora in diretta per commentare quello che è successo in questa prima metà di gioco. Allora, torniamo in diretta 1-1 tra Lane Rossi, tra Spalle e Lane Rossi Vicenza, mi piace dirlo ancora. Come vintage, Lane Rossi. Mi ricorda Lane Rossi Vicenza, insomma, vabbè, comunque lo stesso, sono tornato ancora agli anni 80 quello che era. Comunque, 1-1 tra Spalle e Vicenza. Allora, noi stavamo parlando di Levero e vorremmo farlo anche in questa parentesi tra il primo e il secondo tempo, anche di emergenza Covid, anche perché con Phil andremo a toccare questo argomento, visto che insomma è coinvolto su più fronti, poi vi racconteremo in che modo. Però Vittoria, prima di parlare di questo, un paio di messaggi che sono arrivati, poi magari torneremo a parlare di calcio tra 5 minuti. Ma allora, inizialmente c'era un po' di malcontento ovviamente per il risultato, addirittura c'è chi ipotizzava un ritorno di Semplici col fatto che è ancora sotto contratto, però adesso col gol vedono tutti una squadra un po' più attiva, quindi gli umori finali per adesso sono positivi. Ok, insomma, vedremo esattamente come proseguirà questa partita, perché poi sono convinto che se dovessimo vincerla, incrociamo le dita, faccio le corna, eccetera, eccetera, e vabbè, Capomarino diventa il mito. Il gol è sempre la migliore medicina. Esatto. Il gol ha sempre ragione. Esatto. Ah, poi tra l'altro il Monza sta giocando in 10 perché è stato espulso Barilla. Ah, ok, accidenti. Quindi questo vedremo se andrà a inficiare un po' il risultato. Che comunque per adesso sta ancora vincendo e c'è l'intervallo comunque, perché hanno giocato 6 minuti in più. Allora, dicevo, approfittiamo poi magari, a fine partita magari ne parleremo ancora in maniera più tranquilla, tra virgolette, proprio un breve inciso, perché mentre stiamo commentando la partita, però non siamo esuli da quello che accade in giro per l'Italia e per il mondo, stanno continuando a uscire notizie piuttosto serie su quello che riguarda l'emergenza Covid. Ebbene, Phil, molti lo sanno perché ti sono arrivati diversi messaggi, Phil, per te, è un cantante, gestisce un bar, quindi insomma due attività che entrambe sono legate ai problemi, insomma, di sicurezza e ovviamente problemi anche di continuare la vostra attività. Allora, io dico, parto subito così molto diretto. Io e Matteo, prima che tu arrivassi, parlavamo del fatto che insomma tutti e due avvertiamo un po' di insicurezza adesso nell'andare a mangiare fuori o comunque nel stare in un locale che ovviamente adesso, essendo freddo, è al chiuso, non ci sono più o comunque insomma non si può più stare a mangiare fuori. Allora, ci sono tante tipologie di locali ovviamente, e comunque le regole sono tutte molto chiare, cioè il locale, per piccolo o grande che sia, può contenere tot numero di persone, ed è stato ampiamente dimostrato che rispettando i protocolli le cose possono andare bene. E io sono stato uno dei pochi fortunati a continuare a fare concerti, a lavorare abbastanza nonostante tutto, e a vedere tanti locali, anche posti che si sono convertiti da locale notturno, diciamo così, discoteca, a ristorante e fare musica dal vivo. Ho sempre visto in questi mesi locali molto organizzati da quel punto di vista lì, e senza veramente mai visto assembramenti, mai visto cose che non andassero bene da quel punto di vista lì. E quindi ho visto dei luoghi molto più sicuri di quello che possono essere quello che vediamo tutti i giorni, un'entrata di una metropolitana, oppure addirittura con gli autobus che sono comunque ancora stretti come sardine, esattamente come prima. Quindi è ovvio che se si ricerca, secondo me,
il colpevole al ristorante, per non dire nel bar o nel coso, si sta ricercando nel posto, secondo me, abbastanza sbagliato. Questa cosa, però, a quanto pare, il mondo della notte è sempre quello sotto osservazione, preso di mira dalla notte dei tempi ormai, e quindi sarà quello che ci rimetterà, quindi ristoranti, locali notturni, bar anche, perché comunque si sta parlando di chiuderli ancora prima di quanto di chiudere bar e ristoranti ancora prima di quanto si era detto. Questo comporterà ovviamente che i bar e i ristoranti, non soprattutto i ristoranti, non andranno più, proprio neanche ad aprire. E quindi Infatti adesso questo ovviamente lo specifichiamo, perché sai che qua ogni volta che si dice qualunque cosa si apre un polverone. Questo ovviamente è l'opinione legittima. Assolutamente la mia opinione, che ci dice il nostro Phil Grandini, da persona coinvolta, e che sicuramente, se io conosco il tuo bar, sicuramente non metto in dubbio che il tuo bar abbia messo in campo tutte le dotazioni di sicurezza massime. E insomma, sappiamo che questo sicuramente è così per la stragrande maggioranza dei locali. Sappiamo anche, diciamo senza tante ipocrisie, che c'è stato un altro locale che è stato su cui è stato un po' puntato il dito nelle ultime settimane qui a Ferrara, insomma, ecco. Ripeto, non avendo qui né l'una né l'altra parte, non ci sembra il caso di parlarne. È ovvio che servono, si parla sempre di controlli, e servono i controlli. Cioè, invece di fare la serrata totale, mettiamo in campo il controllo sul serio. C'è chi dice: se si vince si fa aperitivo da Filippo, vedi? Ecco, stanno già dicendo così. Non si può. Ecco. No, però effettivamente, mi metto seduti, fino a 10 riesco a tenerli dentro. Effettivamente, insomma, questa ipotetica, perché adesso ripetiamo, cioè, è ancora ipotetica, non c'è nessuna ufficialità, anche se sta uscendo molto questa notizia di chiusure in generale dell'Italia dalle 20 in poi. Ecco che sta comunque facendo pensare, ecco. Dopo, ripeto, c'è chi dice: ma insomma, di notte è più pericoloso che di giorno, ecco, ma a prescindere dal virus, sto proprio parlando del fatto di notte si è più disinvolti rispetto ai comportamenti che si adottano di giorno. Qui purtroppo io credo che sia soggettivo, sulla base di ognuno di noi. Ovviamente tutti dobbiamo sempre utilizzare le massime precauzioni, quindi la mascherina, tutto quello che comporta l'igienizzazione, come del resto lo specifico. Voi ci vedete senza mascherina, ma prima di andare in onda è la prassi anche qui a Telestense. Siamo sempre con la mascherina tutti quanti, e ovviamente nel momento in cui vi trasmettiamo la togliamo solo per questo motivo. Però insomma, eventualmente vedremo se questo diventerà argomento di discussione anche in una delle prossime puntate, non dico proprio di Match, ma magari di un programma parallelo che potrebbe esserci in futuro. Vedremo se eventualmente affrontare queste altre tematiche. Ve lo dico anche perché tutti e quattro, metto anche te dentro, Matteo, eravamo l'anno scorso a fare il Capodanno insieme, chi per motivi di lavoro, chi come Matteo è venuto a vederci, ma con cui poi abbiamo preso il primo drink dell'anno, diciamo così. Ed effettivamente, insomma, visto che tu stessa, Vittoria, sarai coinvolta in questa iniziativa, si sta pensando a come fare per il Capodanno. Sì, non sarà facile, ci pensiamo perennemente, tutto il giorno, ovviamente cerchiamo soluzioni, idee per poter ospitare, si spera, più persone possibili. Però cambia tutto così velocemente, da un decreto, leggi regionali, oppure lo stesso comune, che è anche proprio difficile pianificare una cosa. Certo. Di solito un Capodanno, ovviamente, come quello di Ferrara, che è tra i più importanti in Italia, lo ragioniamo mesi prima, e adesso è impossibile. Certo. Quindi, tra l'altro, c'era anche Phil con noi a Capodanno, ce l'avamo proprio tutti. Noi tre giù. E pensare a un anno fa con 30.000 persone lì davanti, tutti abbracciati, baci e abbracci, adesso è proprio... No, perché io sto pensando che, ammesso che andrà come mi hanno detto, ma non si può ancora spoilerare... Non si può ancora dire niente, ovviamente, cioè, speriamo. Il problema è, se anche un po' di persone potessero entrare in piazza, poi come si fa a mezzanotte nel momento in cui... Ma io spero che venga fatta una proroga. Cioè, diventa proprio umanamente difficile, ecco, questo è il problema. Sì, è vero. Ecco. Ma poi a quel punto, essendo il Capodanno a mezzanotte, o si anticipa di un'ora, oppure dovrebbe essere fatta qualcosa per prorogare di un'ora, fino all'una, la chiusura all'una. Intanto sentiamo cosa farà a Capodanno Max Fogli. Max, bentornato. Buona giornata a tutti.
Ciao Max. Ciao Max. Che barbetta, ti sei tagliato la barba allora, eh? Non c'è più la barba lunga. Un tappeto con la barba che ho tagliato. Infatti, diciamo, look è un po' ritoccato. No, Max, avevi sentito che stavamo parlando un po' in questa pausa tra primo e secondo tempo di emergenza Covid, perché comunque più o meno riguarda tutti. Tu stesso, insomma, in qualità di rapper, quindi anche tu, persona che fa spettacoli, anche tu ne sei coinvolto in maniera diretta. Chiedo proprio alla regia se può alzare un po' il volume vostro nell'entrata mia, nelle senti? Cuffie. Allora, beh, adesso sistemiamo un attimo il volume, poi dopo eventualmente... Intanto, Nicola, perdonami, riparte il secondo tempo. Ok, allora adesso tra un attimo ricominciamo a commentare quello che riguarda l'ambito della SPAL. Dicevo, Max, ti senti adesso? No, sento come prima. Mi sento, ma potrei sentirmi meglio, nel senso con un volume un po' più alto. Guarda, allora ti faccio una domanda diretta, poi eventualmente sistemeranno i tecnici in regia. No, ti volevo chiedere anche tu che cosa ne pensi di quello che sta accadendo, anche per quello che riguarda le conseguenze nell'ambito della musica, degli spettacoli. Cioè, non lo so, stavamo un po' commentando quelle che sono gli ultimi decreti e quindi quelle che sono le problematiche che si vanno ad aprire, ecco, anche nei prossimi mesi. Tu che cosa pensi che succederà a Capodanno piuttosto che in altre circostanze? Beh, innanzitutto penso che sia una situazione abbastanza delicata, nel senso che far coesistere l'arte per come la conosciamo noi, soprattutto gli spettacoli dal vivo, con una situazione di pandemia sia una cosa difficile sia a livello istituzionale da gestire, da impostare, sia per quanto riguarda gli artisti stessi e tutto il mondo che c'è attorno agli artisti, perché magari gli artisti grossi, diciamo quelli più importanti, che vivono in prima linea la questione, possono comunque sopportare anche magari il peso di uno stop temporaneo, mentre invece ci sono tantissime famiglie che sono coinvolte nel mondo dello spettacolo, che a tutti gli effetti non lavorano o comunque lavorano in condizioni di emergenza, che sono quelle che stanno soffrendo principalmente questa situazione di pandemia. Certo. La soluzione qual è? La soluzione secondo me è quella di uscirne il prima possibile e tornare alla normalità totale come era in precedenza. Però dobbiamo comunque convivere con questa situazione e magari riorganizzare, rimescolare le carte in tavola e cercare delle soluzioni alternative che non vadano a scontrarsi con i problemi sanitari e allo stesso tempo possano garantire il lavoro a queste persone, ecco. Certo, che poi ovviamente è un compromesso su cui tutti quanti ci stiamo discutendo ed è difficile da realizzare. Allora, visto che dobbiamo andare in pubblicità, è ricominciata la partita adesso. Matteo, due parole veloci su quello che è successo. Ma niente di particolare, le squadre stanno un po' combattendo in mezzo al campo, nessun cambio mi sembra da parte della SPAL e neanche dalla parte del Vicenza. Allora, 45 minuti che io voglio vedere una SPAL grintosa, lo dico subito all'inizio del secondo tempo, perché la SPAL nel primo tempo non mi è piaciuta. Vi leggo solo un messaggio, poi andiamo in pubblicità. Domanda per tutti: chi è da ritenere secondo voi il giocatore più rappresentativo della SPAL di sempre? Io dico Mino Bizzarri, più decisivo però in assoluto Lazzari. Ne parliamo tra poco, rimanete con noi. Dobbiamo dirvi, tanto ve ne siete già accorti, SPAL 1, Vicenza 2, purtroppo è arrivato questo gol tra l'altro veramente assurdo, preso qualche istante fa mentre eravamo in pubblicità. Allora ragazzi, andiamo a raccontare quello che è successo. Niente, un gol assurdo, hai detto bene Nicola, calcio d'angolo per noi, occasione buona, Castro si incarta provando a scartare un avversario, il Vicenza riparte il contropiede, la genialata della difesa della SPAL qual è? Difendere solo con un uomo, 3-1, questi partono dalla loro metà campo, arrivano davanti a Berisha e ci fanno il gol. Io un gol così assurdo in Serie B non l'ho mai visto, ma neanche in Serie A ovviamente. Tu non puoi difendere così alto, ma soprattutto tenere solo un uomo dietro a difendere. Cioè, nemmeno Zeman negli anni d'oro difendeva così, ok? Che vogliamo vedere, come ha detto Marino in conferenza stampa quando è arrivato a Ferrara, una SPAL propositiva che offre un buon calcio offensivo, ma neanche regalare dei gol così da folli. Questo, ecco, si è fatto, ecco. 70 metri, palla al piede, il centrocampista del Vicenza ha offerto la palla a Meggiorini, mi pare, e davanti a Berisha ha segnato. Ma da calcio d'angolo nostro abbiamo preso gol, su una ripartenza micidiale,
che tu non hai avuto un minimo di difesa. È vero, è stata veramente. Vedete che ogni volta che fa vedere il replay mi vengono i brividi. Perché... Ma sì, no, ma questo lo faranno rivedere ovunque con sì, questo sì. gol. Cioè. Scandaloso, cioè, boh, veramente si poteva approcciarsi in modo molto diverso questo secondo tempo, ci stiamo già approcciando malissimo, abbiamo fatto un errore che è un errore da veramente da terza categoria neanche, da amatori probabilmente, e quando vogliono tutti segnare, vogliono stare tutti là davanti. Anche perché, ma fa un fallo tattico! Stiamo rischiando di buttare via una partita che si poteva mettere in modo molto diverso. Adesso speriamo bene, siamo lì davanti, stiamo provando a fare. Mi sembra di essere tornati alla metà del primo tempo, quando eravamo lì che commentavamo, sì. Proprio, vediamo se eventualmente... Ma adesso ci mette la pesta Murgia. Ecco, bravo, vaglielo dire, adesso vediamo se Murgia ancora... Angolo per la spalla. No, Vicenza è molto sornione, approfitta dei regali che gli facciamo. Beh, certo. Noi siamo poco incisivi, perché non riusciamo mai a essere pericolosi. Anche adesso, vedi, non siamo cattivi su quelle palle, dobbiamo mangiarli gli avversari, non sempre essere così molli. Dai ragazzi, svegliamoci, che Babbo Natale arriva il 25 dicembre, cioè... Forse. No, ma sono deluso, ragazzi, sono deluso perché l'atteggiamento... Cioè, comunque, qui fa notare che di gol assurdi ne prendiamo da parecchio tempo, però questo era particolarmente assurdo, ecco. Sì. Andiamo a specificare questo particolare. Denota veramente una scarsità, a parte proprio anche di questioni tattiche, cioè tu non puoi andare a fare un calcio d'angolo con tutti su, con la difesa verso la nostra porta. Ah, lo fai, ma al 90esimo se sei sotto, al 50esimo. Se sei sotto, o se stai vincendo 5-0, ma se sei sull'1-1 fare una cosa del genere con un suicidio, difensore ragazzi. Solo dietro, ma dai, ma non scherziamo. Senti Max, tu invece, visto che lo stai seguendo un po' a distanza, che cosa ti è sembrato questo gol, ma anche in generale questa spalla nel secondo tempo? Vabbè, sul gol diciamo che non c'è molto da aggiungere, nel senso, abbiamo detto anche in pubblicità tra di noi che è stato proprio un errore madornale, dilettantistico, inammissibile in Serie B. Sul risultato della partita non ho visto il primo tempo, però comunque ho visto soltanto gli ultimi minuti, però comunque ribadisco quello che dissi alla prima puntata quando ci fu Monza Spal, che secondo me il campionato della Spal è un campionato che va incentrato sul salvarsi, e partita dopo partita la testimonianza, che forse ho ragione, è proprio che questa Spal fa fatica a fare punti perché non conosce la Serie B e non riesce ad adattarsi a questa tipologia di calcio. Capisco gli impeti dei tifosi che da una squadra che è appena retrocessa, che quindi ha fatto 3 stagioni in Serie A, si aspetta magari una Spal competitiva e vincente, ma la Serie B è un campionato di tranelli, è un abisso a cui è più facile, venendo da un'altra categoria, che sia la C o che sia la Serie A, venendo da un'altra categoria, non essendo smaliziati, è più facile retrocedere che essere promossi o che lottare per la promozione. E si vede da queste partite, si vede dalla partita con l'Empoli, dove la Spal era andata in vantaggio, si vede dalla partita col Monza, dove si è giochicchiato ma non si è mai affondato. Io la vedo grigia per quanto riguarda il campionato e per quanto riguarda il futuro domenica per domenica. Per me sarà dura salvarsi, e sarà il massimo del campionato della Spal, il massimo obiettivo sarà la salvezza. Guarda, io purtroppo non vorrei sentir dire certe cose, ma Max, inizio purtroppo a tenere il tiro grande! E vai Valotti! Sì! No, perché sto a mia io. Che la Spal fa schifo, così. Vedi? Ma continui a parlare, che andiamo in Serie D dove vuoi, dentro ne facciamo gol. E vai Valotti, sì! Bellissimo, cross di Dijkman, arriva Valotti, gol! Guarda che gol! Va bene. Max, le tue analisi, vedi che hanno ribaltato tutto a questo punto. Ma adesso continuo a farle, ecco. Così almeno un 3-2 non si porta a casa. Esatto. Allora, facciamo gli errori prima, adesso non ripieghiamoci indietro troppo, però. No, assolutamente. Adesso, tra l'altro, insomma, ci sono vari cambi, per cui vedremo un po' come muterà la squadra nel corso di questo secondo tempo. Dobbiamo fare un saluto. Ha fatto un gran gol anche.
Appunto. No, è stato veramente... No, devo dire che la Spal però effettivamente quando va in rete fa dei gol che comunque non sono male. Infatti sicuramente. Poi adesso bisogna tirare fuori veramente gli attributi e portare avanti questa partita e cercare di andare a ribaltare davvero il... Manca mezz'ora, in mezz'ora può succedere qualsiasi cosa. Sì. Allora, siamo passati a vedere un calcio con Di Biagio davvero imbarazzante, passatemi il termine, a partite completamente, ritorno al nome dell'allenatore che mi ricorda questa squadra, partite zemaniane con tantissimi gol. Adesso, ok, a me piace vedere i gol, ma io ne voglio sempre vedere uno in più dove c'è scritto Spa sotto, certo. È un perché regaliamo veramente troppo. Aspetta, scusa Max, non l'hai capito, hai detto? È un anno che non vince la Spal ormai. No, l'ultima partita in casa è un anno. Sì. L'ultima vittoria risale col Parma l'8 marzo, sul rigore di Petagna, mi pare. Però in casa sì, effettivamente l'ultima vittoria risale ai primi di ottobre dell'anno scorso. Penso che io ci avevo come abitudine ogni volta che vinceva la Spal, scrivevo sempre mamma mia che Spal su Facebook. Guarda, mi fai venire un dubbio, Matteo, ma scusa, nel periodo estivo... Non c'era stato, no, sto pensando, no, nessuna vittoria, no, hai ragione. Un pareggio col Milan, il pareggio, vero, scusa, stavo pensando un po' a tanti gol presi. Quello me lo ricordo purtroppo. No, volevo dire una cosa intanto, c'è scritto la nostra amica di Rimpettaia, anzi c'è scritto due volte, perché prima si sentiva disoccupata, diciamo, ripeto per chi non lo sapesse, la di Rimpettaia è una nostra spettatrice che abita a ridosso dello stadio e quindi gli altri anni ci commentava in tempo reale quello che sentiva da casa sua, insomma, la curva ovest, comunque il tifo che entrava, e diceva che sentiva un po' disoccupata, però mi ha detto, dice che ha sentito l'urlo dei pochi ancora presenti appunto allo stadio, i mille o quelli che sono, mille, insomma, comunque ecco. Se urlano i mille si sente. Dai, candiamo, che bella, esatto, dai, candiamo, che bella, fa anche una bella cassa di risonanza. Si firma la di Rimpettaia in allerta, ecco, stai sempre in allerta, orribile. Mi raccomando, ma che cross orribile, ma... Vabbè, intanto partita riaperta, partita apertissima, ecco. Adesso le squadre ovviamente, essendo due terzi della partita, ci sono anche un po' allungate e provano a vincere, giustamente. Comunque sì, il Vicenza c'è questa cosa che parte piano e poi aumenta, e infatti c'è stato diesel davanti. Non male questa cosa. È venuta adesso, l'ho voluta dire. La segna battuta dei fili grandini, va bene, d'accordo. Ecco. Ah, grazie. Guarda questa cosa della regia. Abbiamo una regia molto attiva. Un altro errore incredibile, palla passa in mezzo al capo. No, perché niente, facciamo centrocampo l'abbiamo lasciato in panchina. Comunque dai, abbiamo recuperata. Ragazzi, ci chiedo di non andare in pubblicità. Adesso per non almeno andare in 8 minuti ancora no, però dobbiamo andarci perché altrimenti qui non ci paga nessuno. Aspetta, finisce l'azione. Buon, a posto, vai in pubblicità. No. Purtroppo c'è la sensazione che quando il Vicenza attacca ci possa fare davvero male, perché a livello difensivo, ripeto, siamo davvero scarsi, ecco, passatemi questo termine. Ma noi facciamo una partita dove siamo scarsi in difesa, una partita dove siamo scarsi in a centrocampo, una cosa. Vedi, quasi che succede per sempre, che siamo scarsi quasi sempre in attacco, quello è fuori discussione. No, tra l'altro purtroppo, a parte Brignola, credo che in panchina non abbiamo neanche gli uomini per poter sovvertire un po' le sorti dell'attacco. Adesso non mi ricordo bene chi c'è in panchina, ma infatti non abbiamo mai fatto gol con gli attaccanti, mi pare sempre centrocampismo. No, Paloschi a Pordenone. Ecco, Paloschi a Pordenone. Sì. Comunque, per il resto, tornando al gol prima del Vicenza, Marco diceva che Meggiorini non segnava da quando Corrado presentava il pranzo servito. Vedi che ci parlava prima. Che tutto torna, Tutto torna. Meggiorini comunque ha avuto una buona carriera, dai, ha giocato nel Novara, nel Chievo. No, ha avuto... Quando facevo fantacalcio l'ho preso e mi diede delle soddisfazioni, un bel po' di anni fa. Poi per finire, poi mi taccio con i messaggi, Matteo, dobbiamo salutare in particolare le nostre tre fedelissime che sono tornate a seguirci, grazie a Gabriele e Arianna, e quelle non mancano mai, quindi... Grandissime davvero! Grazie mille ancora una volta per il vostro ritorno. Poi ci sono tanti messaggi, tra l'altro lo dico in particolare ai nostri due artisti, quindi sia Phil che Max, c'era Lori, tornando al discorso di prima, che diceva: quando io ero giovane, anni 65 circa, dice, uscivamo anche noi di sera ma tornavamo a casa
casa all'una più o meno e ci divertivamo. I locali erano sempre pieni, ho ricordi bellissimi di sale quali Afro Club, La Taverna, Arlecchino, beh questo mitico, e il Park Bridge estivo e chiuso, poi non so questo cosa fosse. Sì, sì, ma il discorso degli orari è in realtà poi fino all'anno scorso era poi così anche per noi. Il discorso orari è relativo, cioè in questo momento non è una questione di orario, è una questione che i locali comunque sono organizzati per fare le cose fatte bene, che tu li chiudi a mezzanotte o che li chiudi l'una o alle quattro non è quello che cambia. Il discorso è che se chiudi un locale alle 8 o comunque chiudi un, perché adesso stiamo parlando comunque di ristorante, perché le discoteche sono chiuse da febbraio, cioè non sono chiuse da oggi, sono chiuse da febbraio, quindi non si può. De quest'estate hanno fatto le cose all'aperto e comunque non ci sono stati aumenti di contagi, volevo sottolinearlo. Adesso si parla quasi esclusivamente di ristoranti, se tu chiudi un ristorante alle 9 o alle 8, ma anche soltanto alle 10, questo ristorante non può stare certo in piedi. Allora, guarda, si chiude... giusto perché devo fare l'avvocato del diavolo, diciamo che ci sono stati soprattutto all'estero casi di rientro ed è quello, esatto, di cui si è parlato. Però forse magari si è stati poi un po' più lì a dovere. Tutto, magari si risolve tutto in una cosa, Si deve fare questa cosa perché è giusto, ci mancherebbe altro, io non sono assolutamente un negazionista da questo punto di vista, il virus c'è, il virus fa male, e bisogna stare molto attenti. Si risolve in un modo solo, si devono chiudere l'attività, chiudiamo l'attività, ma ci vogliono gli aiuti veri, non ci vogliono 600 euro che non servono neanche per pagare la benzina, servono degli aiuti veri alle persone che sono in difficoltà. Allora, basta. Questo appunto un messaggio che arriva da un esercente quindi direttamente coinvolto. Torniamo al calcio, sempre 2-2 appunto tra Spal e Vicenza. No, perché ogni volta che vedo la L davanti mi viene a dire la Nerossi Vicenza, perché questo è Matteo quello che dicevo prima. Ogni volta che vedo quella L davanti, quindi così. Vittoria, intanto c'è qualche novità. Le altre partite come sono messe? Il Monza sta pareggiando col Chievo, il Pordenone pareggia con la Regina. Quindi vedi che però questo Monza in 10 ha, esatto, ha avuto i suoi effetti, perché ovviamente subito dopo il Chievo è riuscito a segnare. E invece su Facebook ci sono un po' di commenti di chi vorrebbe vedere una squadra un po' più attiva, correre di più. E c'è chi dice anche che il problema non sia l'allenatore ma la squadra. Tanto esce Murgia. Sono abbastanza d'accordo. Sì, esatto. Ed entra Salvatore Esposito, che io stravedo anche per questo ragazzo. È fatto una grande partita. Esce Murgia e raggiunge Phil Grandini adesso. Vieni, vieni, ti aspetto. Dobbiamo parlare. Siamo onesti, però, ragazzi, nel dire che in questi ultimi 5, 7, 8 minuti più Vicenza che Spal, io quando vanno giù veramente mi metto le mani nei pochi capelli che ho, perché là sono pericolosi. La Spal dopo il gol del 2-2 paradossalmente è un po' calata. Come immaginavo, tutte le volte che pareggiamo o segniamo tendiamo poi ad abbassare il ritmo, mentre dovremmo picchiare il ferro finché è caldo, è proprio lì che manca un po' la mentalità. Vediamo un po', dai. Però vediamo se questa squadra avrà la voglia di regalarci almeno una gioia ogni tanto, perché è una partita che si deve provare a vincere. Mancano più di 25 minuti. C'è tutto il tempo per stare calmi, riorganizzarsi, non fare delle cavolate in campo come il gol del 2-2 del Vicenza, concentrati ce la possiamo fare, perché comunque abbiamo visto che loro non sono così invulnerabili, ecco. No, cioè... no, assolutamente, sono una squadra più che accessibile. Io credo che se giochiamo come in realtà poi sappiamo fare, perché l'abbiamo dimostrato che volendo sappiamo fare un buon calcio. Solamente che poi ci perdiamo via in errori banali, di una banalità impressionante. Cioè, e sono proprio errori che vedi che arrivano dalla distrazione. Cioè, dai, Ifra, dai! Dai che questo è bello! Vedi? Dai che questo è bello! Siamo. Proviamo! No, va bene, l'hai provato, però l'hai provata! Va bene così, va bene, dai. Va bene, prima o poi uno va dentro, Però bisogna provare, se non tiri in porta non fa mai gol. Se perché hanno esposito il limite dell'area, secondo me poteva appoggiarla Dickman sulla destra, ha provato a tirare una facile parata per il portiere del Vicenza. Dato la partita, possiamo dire adesso ok che noi siamo tifosi e... È una bella partita, dai. Sì, esatto, abbiamo un po' il cuore in trepidazione, però è una bella partita, da una parte e dall'altra... Infatti devo dire, e anche questa è una cosa che mi fa piacere, perché insomma spesso abbiamo assistito a partite un po' spente, diciamo, nel passato recente della Spal, e questa invece mi sembra che sia una partita dove se la si sta giocando dalle tempere parti. Questa non sembra una partita di Serie B, sembra una partita di Serie A, cioè con dei ritmi belli elevati, capovolgimenti di fronte,
Bella, mi piace. Diciamo che il gollonzo di prima è stato un po'... Poi non poi, è un gollonzo. Poi parliamoci chiaro. Manca un rigore sul nostro sì, sì, sì. Un rigore clamoroso. Perché... Sacrosanto che con la VAR oggi quel rigore lì, tu adesso eri davanti a 3-2. È fine. Diciamo anche una cosa, che questa squadra avrà tantissimi limiti, ma anche un po' di sfortuna ce l'ha. Ah, certo, certo, sì, sì, sì. Adesso, a me non piace mai appellarmi alla fortuna o alla sfortuna, ma un po' di sfortuna l'abbiamo avuta. Quando c'hai della fortuna anche i limiti che puoi avere poi dopo la fine vengono... Dai che la perdono. Vengono riempiti, però... Della fortuna ne abbiamo veramente poche. Hanno segnato sia il Chievo che il Pordenone. Ah, ok. Quindi Chievo che gioca contro, Il Monza. E il Pordenone quindi, contro quindi, la Regina. Quindi abbiamo il Monza in svantaggio in casa in questo momento. Esattamente, che appunto che è stato espulso Barillà. E il Pordenone invece sta vincendo in casa contro la Regina. Okay. Ma Pordenone abbiamo visto. Quindi situazioni. È una bella squadra. Situazioni che sono ribaltate in entrambi i casi, quindi in pratica. Sì, esattamente. Va bene, allora Max resta con noi, poi andiamo in pubblicità, ti ridiamo la parola tra pochissimo. Ovviamente rimanete con noi anche voi. Voi che ci guardate, continuate a scriverci 342-017-6235 e pagina Facebook di Telestense. A tra poco. Allora, questa volta in pubblicità non abbiamo preso neanche un gol, quindi siamo sempre 2-2. Siamo andati vicini. È lo stesso, però non l'abbiamo preso, quindi sempre 2-2. No, siamo andati vicini a farlo noi. Appunto, infatti dicevo. E quindi 2-2 e va bene così per adesso. Poi insomma, speriamo che possa arrivare anche un gol conclusivo da parte della SPAL. Siamo al 78esimo. Allora, Max, mentre ti ridò la parola un attimo per commentare quello che mi hai visto negli ultimi minuti, c'è un messaggio, devo salutarti, da parte di Alex Mari. Dice, grande Max, sempre il numero uno. Qui cos'è? Siamo in un ambito musicale o altro? Un grandissimo chitarrista. Ah, ecco, vedi? Quindi insomma vi conoscete per quello che riguarda l'ambito musicale. Senti Max, allora, visto che prima diciamo hai sparato zero sulla spalla, è arrivato il 2-2. Questi ultimi minuti come li hai visti? Esagera. Allora, io continuo a sparare così almeno magari la fortuna gira dalla parte giusta e si riesce a vincere una partita in casa dopo un anno. Però la partita l'ho vista comunque aperta, nel senso una partita da 1x2 dove ci sono continui capovolgimenti di fronte e dove la SPAL sembra messa un po' meglio in campo di quando ha subito quel gol e forse è anche un po' più tonica rispetto alle prestazioni delle gare precedenti. Cioè la partita è aperta e è un 2-2 è un risultato frizzante che ci sta, però... la SPAL non ha bisogno di fare 2-2 in casa con il Vicenza, la SPAL ha bisogno di fare punti e di vincere le partite. Infatti era quello che insomma, speravamo prima anche nel discorso che dicevo, insomma speriamo di vedere in questi ultimi più o meno 15 minuti, se ci mettiamo anche un po' di recupero, insomma un riscatto, un qualcosa che possa darci, ma anche noi stessi, come posso dire, quell'energia di dire oh, abbiamo ingranato la strada giusta e speriamo che possa andare. Però per adesso siamo 2-2, per carità, meglio che poco fa. Non ci deve essere un entusiasmo nel pareggiare in casa con il Vicenza dopo i risultati delle partite precedenti. Cioè, queste sono partite che vanno vinte. Cioè, ormai siamo alla quinta giornata e la SPAL non ha ancora vinto una partita. Cioè, questa è una cosa preoccupante. Allora speriamo che succeda qualcosa in questi ultimi minuti, sono poco più di 10 minuti alla fine della partita, mentre invece, non so se eravate inquadrati, però intanto si vedono facce disperate sia di Matteo sia di Phil, perché sta accadendo un po' di tutto. Beh, intanto è entrato Sir Nicola al posto di Sala, che è Sir Nicola secondo me è uno dei giovani più interessanti che abbiamo fatto vedere da inizio anno. No, ma è una partita, ha detto bene anche Max, è una partita che si gioca a viso aperto, può succedere di tutto, io spero che... succeda dalla parte giusta, ecco. Gli sguardi di disperazione sono per le palle che perdiamo, che sono... Ma passaggi banali, Sì, sì, robe veramente banali. Cioè, Però mi sembra che... io a volte sono anche critico, però mi sembra che adesso la squadra stia giocando col cuore. Sì. Anche un po' a caso, volendo, buttando la palla in avanti, quello che capita, capita, ma vogliono provare a portare a casa questi tre punti. Si vede una squadra che vuole provare a vincere, che è già qualcosa. Ci accontentiamo. Cioè, vabbè, in questo momento storico, per forza. Va bene, bisogna accontentarsi. Va bene, allora, intanto qui ci chiedono anche di Colombarini, no, Colombarini, Mattioli, Zamuner, eccetera, eccetera. Adesso, signori, non sappiamo cosa dirvi. Mattioli si è visto prima, comunque, l'hanno inquadrato...
mentre eravamo qui. Sì, c'è qui. Una società un po' da un po' di tempo un po' muta, esatto, che esatto. È sempre stata una società invece molto chiacchierona, anche troppo a volte, e che comunque dava grande forza alla squadra, in primis la società. Il primis Mattioli era uno che andava giù negli spogliatoi e si faceva sentire molto ma spesso. Ma che cosa tiri, che c'è quello libero là, Valotti? E quindi sentire la società così, con questo mutismo quasi rassegnato, mi fa preoccupare molto. Perché... No, ma c'è da dire una cosa, Fili. Tu devi parlare sì quando si vince, ma anche quando si perde, anche perché comunque in toni civili ascolti l'opinione di tutti. Ai tempi del primo anno in serie, dei primi due anni in Serie A o dell'ultimo anno che abbiamo fatto in Serie B, comunque, cioè, Mattioli lo sentivi alla fine di tutte le partite, anche quando vincevi, aveva sempre, non era mai completamente soddisfatto, era sempre un po' arrabbiato per qualcosa ed era quello che dava l'input alla squadra. Oggi non dice più niente nessuno, cioè, poi spero che invece lo facciano almeno con i giocatori, perché almeno con noi non dice più niente nessuno. Quindi è ovvio che dopo ognuno si fa la sua idea di quello che può essere il futuro della società. Noi non possiamo saperlo e probabilmente lo sapranno solo loro che cosa vogliono fare. In questo momento questo atteggiamento per me è un po'... mi spiazza un po' e mi dispiace, certo. perché la famiglia Colombarini in questi anni di permanenza alla guida della SPAL ha fatto veramente la storia, ci ha riportato lì dove dovevamo essere. A prescindere da quello che sarà l'esito di questo campionato di Serie B, però insomma quello che c'è stato non si cancella, per cui abbiamo toccato delle vette che nessuno avrebbe neanche mai pensato. Allora, intanto Phil, visto che arrivano dei messaggi anche per te, ci sono delle tu quando ci sei tu, ci sono delle donne in giro che girano. Bene. Ecco, bene. Possiamo se vuoi lo dico anche di te, Matteo, non so, eventualmente. A me non dici mai questa cosa, chissà come mai, no? Cioè... No, però diciamo che al termine della partita sentiremo anche la tua nuova canzone, giusto? Sì, che è l'ultimo singolo che è uscito quest'estate. Non ci sarà un video vero e proprio, perché purtroppo con le restrizioni che ci sono state non sono riuscito a fare quello che avrei voluto fare come video. Però vi faccio sentire la canzone, vi faccio in modo che si legga il testo, perché secondo me è molto importante, ed è una canzone che in questo momento storico va un po' controcorrente, perché si chiama Incollato a te. Vedi, vabbè, del resto umanamente parlando è sempre lì che siamo, cioè si pensa sempre al legame con un'altra persona, abbracci, siamo animali sociali, esatto. Noi abbiamo bisogno di toccarci, di stare insieme, di abbracciarci, di baciarci, abbiamo bisogno di queste cose, senza queste cose l'essere umano non è essere umano. Certo, lo sapevo, dilla. Dico che c'è lingua. Una buona punizione per la spalla, siamo all'84esimo. Aspetta, vediamo. No, niente di fatto, il portiere però, si allunga la palla facilmente. Vabbè, insomma, c'ha ragione, Fide. Però no, purtroppo... infatti. No, come ragione, niente, giusto. Esatto. Tu, cioè, Vittorio quando è arrivato voleva baciarci tutti, ma abbiamo detto no, stai esatto, lontana. Pensa dove siamo arrivati, Vittorio esatto. Che ci vuole abbracciare, noi diciamo di no. Siamo nel periodo del contrario di tutto, no? È vero, hai visto le cose come cambiano. Passerà, invece. Dai, adesso parlavo ci ieri ancora... sera con il gestore del locale dove eravamo ieri sera a suonare, che eravamo all'Odissea di Spresiano, a provincia di Treviso, e gli parlavo poi di queste cose. Io sono più di 20 anni che sto sul palcoscenico e sono sempre stato addestrato a tirar su la gente, a farli alzare dal tavolo per farli ballare, se succedeva che stavano seduti voleva dire che avevo lavorato male quella sera lì. Adesso devo fare tutto il contrario, devo dire ragazzi state fermi, state giù, non fate casino. Ed è veramente non avrei mai pensato nella vita di è veramente strano, è incredibile, sì. Da un certo punto di vista in TV è più comodo perché non c'è il pubblico qui davanti, sì, quindi esatto. Siamo tutti qua distanziati, insomma è quello che vedete nella realtà, insomma. Allora intanto siamo mancano 5 minuti ai 85. Tempi regolamentari, angolo per il Vicenza, che sono i momenti più difficili per noi, perché spesso facciamo gravi errori. Quando scatta negli il 90, minuti. Dopo il 90 liberi tutti di solito. Sì. Può succedere qualsiasi cosa. Cernicolo li butta fuori, no, Castro li butta fuori, quindi altro angolo per il Vicenza. Adesso il Vicenza si riversa in massa nella nostra area. È stata una bella punizione quella, il peccato... No, ma se Salvatore Esposito ce l'ha al piede. Io ti dico, sinceramente l'avrei messo in mezzo, che era un po' più pericoloso secondo me.
Ma sai, comunque anche il fatto, no, non la vedo come una cosa così negativa il fatto che almeno si provano anche da fuori. Perché dai che ripartiamo, che bella, dai che ripartiamo, che bella. Vai Dickman. Con Dickman che mi sembra un treno espresso oggi. Accendi il pendolino. Dai che siamo 3 contro 3. Ma cosa fai? Ma no! Ma potevo far tutto! C'era, aveva 16 possibilità buone. È rimasta lì. Sì, esatto. È rimasta lì persa. No, vabbè, ma ragazzi. Così. Preso lo sconforto, ragazzi, come facciamo? Guarda. Ma guarda, ma che roba, c'era libero di là? Lì, proprio, c'era scritto, sono in fuori in mezzo, gioco. La buttata proprio nei piedi dell'altro, diciamo. C'era scritto, sono in fuori, avevo la maglietta sì. Così, sono in fuori gioco. Comunque Dickman, ragazzi, lo giustifico perché... Fate una bella partita. Ha fatto una bella partita, ha corso tantissimo, ci può stare che adesso il 90° di testa migliore non c'è in più. Campo Spalfi. Sì, dire, sì, non c'è più lucidissimo. Sì. Peccato perché era una bella occasione. Ha fatto tanti chilometri e noi ci ricordiamo sempre di quel giocatore che ha fatto così tanti chilometri con noi, che ci ha portato così tanto in alto, che è il buon Lazzari, che rimarrà sempre nel mio cuore. E poi quando penso che la contropartita è stata Murgia, si fa fatica. Però oggi Murgia oggi è uno dei due che ha portato no, lo so, ma ho capito. No, vabbè, a me dispiace. E tra l'altro c'è anche la faccia del bravo ragazzo. Magari Murgia, ne parliamo poi. Un bravo ragazzo. Però di buono mi pecca veramente di carattere. Tanto siamo all'88esimo, forse... No, rimesso dal fondo per Berisha. Cosa fare adesso? Mancano 2 minuti. Io comunque proverei a stare più alto possibile per provare a vincerla. Del 2-2 non me ne frega assolutamente niente. 2-2 sono altri 2 punti persi, perché contro il Vicenza, che è sotto di noi, che... Max, cioè, vedi che alla fine diciamo le stesse cose di quelle che hai detto tu, cioè bisogna vincere, non c'è storia. Non c'è storia e si parlava di sfortuna, però ci sono state anche delle ingenuità nelle partite precedenti. Penso quella col Pordenone non possa essere chiamata sfortuna, ma è stata proprio un'ingenuità dettata, non lo so, dall'inesperienza, dalla situazione, cioè sono cose che sono errori che non possono essere legati solamente alla fortuna. Anche quella di oggi nel contropiede del 2-1 del Vicenza è intanto, scusami un attimo Max, entra Moro, giovane della Primavera, che ha col suo gol ha permesso alla Primavera della SPAL di vincere contro il Bologna in settimana, un Eurogol di testa. Scusami, sto interrotto. Quindi, ed è uscito di Francesco. Ho visto il gol, tra l'altro, però non mi ricordavo chi l'avesse fatto, però il gol col Bologna l'ho visto. Ok, allora, quindi c'è questa new entry, diciamo... C'è un ragazzino, eh? Esatto, vabbè, va bene così, e comunque così. Vincere contro il Bologna va sempre bene, primavera, autunno... Esatto. In rimonta, tra l'altro. Guardate, io non ho paura anche a dirlo, ma c'è un nostro spettatore che ha ipotizzato a che minuto segniamo minuto e secondo, tra poco. Addirittura. Perché? Ingenuo. Questo nostro amico, che non so come si chiama, dovesse beccarci... Se succede, lo diciamo. Se succede... Ma poi dopo mi dai il numero di telefono... Che mi ce l'ho qua, c'ho tutto. Per cui... Ci facciamo andare a 5-6 numeri dopo. È entrato anche adesso, Brignola. Adesso, quando superiamo quel momento, ve lo dico nel caso. È entrato anche Brignola, quindi l'attacco è completamente cambiato della SPAL. Vabbè, tentano tutto per tutto in questi ultimi minuti, anche perché... Ah, sì, ha messo forze fresche. Sì. Che Brignola ha lo stesso fisico di Di Francesco, tra l'altro. Cioè, è molto simile, ha solo la testa diversa. Brignola, quando giocava a Benevento... Meno male, meno quella. Quando giocava a Benevento era considerato uno dei talenti top italiani, dopo ha avuto un gravissimo infortunio e si è un po' perso. Adesso vediamo questa... Intanto Castro disegna calcio, Castro disegna calcio con dei bellissimi dribbling. A me quando fa così mi esalta, perché se è in forma è uno dei migliori della 4 minuti di recupero, signori, quindi 4 minuti ancora in campo. Che è lunga. È lunga, però insomma tutto può essere, esatto. Tutto può essere. Speriamo che sia, perché dai, 2-2 amara oggi, 2-2 amara, ma non perché come si era messa, perché comunque stavamo perdendo, però... Contro il Vicenza sono tutte squadre che possono essere tranquillamente abbordabili per il nostro organico, in teoria, e sono altri 2 punti che lasciamo per strada e che alla fine, quando ci sarà da tirare una riga, saranno tutti punti importanti. Beh, del resto poi è così sempre, quando si perde un'occasione e ne stiamo perdendo purtroppo troppe. Sì. Adesso lascia quella mare in bocca. Arriviamo, però insomma, siamo ancora lì. Intanto stiamo attaccando, attenzione, Brignola la palla la serve a Sernicola, fa il cross. Sulla riga l'hanno salvata. Non ci posso credere, quando parlo di sfortuna
colpo di testa di Digman salvato sulla linea del difensore di Vicenza. Se lo meritava, stavolta, adesso ce lo meritiamo, adesso ce lo meritiamo. Azione bellissima e sfortunatissima la SPAL. Dai, metti giù, stai tranquillo. Attenzione che forse c'è un rigore per la SPAL. Cos'è successo? Ha ammonito un difensore del Vicenza, ma non ho capito bene l'azione, non l'avevi detto, mi ha detto nel regia. Rigore, ragazzi. Mi sa da che come protestano i difensori del Vicenza, forse rigore per la SPAL. Sì. È rigore non c'è ancora noi. Chiaro. È rigore per noi, non potete protestare perché non c'è la VAR. Basta. C'è un fallo di mano. Sì, fallo di mano, l'arbitro indica la mano. L'arbitro indica la mano. È nettissimo, nettissimo. Nettissimo, rigore nettissimo. Era ora, eh? Certo. Rigore nettissimo. Era dentro o era fuori? No, era... Allora Di Carlo, mica rompere le scatole, che già al primo tempo te ne abbiamo abbonato uno. Esatto. Questo ce lo dai, eh. Questo anche se era fuori area ce lo meritavamo perché... No, questo era dentro l'area. Era dentro? Bene. Sì. Mi sembra il Pata Castro sulla palla. Sì, c'è un'inquadratura che è sia dentro con le gambe ma anche col corpo. Dai, proviamo a vedere. Dai che così la panchina di Marino si prolunga ufficialmente. Marino, attenzione, non guarda neanche. Testa bassa. Ascolta, dopo, dai che, adesso, ce lo meritiamo però, ragazzi. Ce lo stiamo meritando. Un attimo e poi vi dico una cosa. Prende la rincorsa. Cioè, è una tensione pazzesca. Di scavetto! Marino è svenuto praticamente. Gli ha fatto lo scavetto. Signori, ma veramente che gioia. Questo è matto, sono 2-2 e fa lo scavetto. 3-2, allora, questo è il nostro spettacolo. È matto, è un grande giocatore. No, scusate perché questo adesso è successo tipo 20 secondi dopo, ma questo nostro spettatore, di cui purtroppo non ho il nome, ha detto segniamo al 92esimo e 26 secondi. Cioè adesso io veramente, no, ti giuro, ce l'ho qua. Ha sbagliato di 10 secondi. Aveva 10 secondi. Cioè, però è comunque. Ma veramente, dici come ti chiami così ti salutiamo in diretta. No, soprattutto dacci dei numeri buoni. No, esatto. Qua adesso. Che c'è bisogno. Oh. Ragazzi, è il Pata Castro, un rigore veramente da cambio palma, eh. Centrale, un mezzo scavetto, però a me questi giocatori sta che fanno queste giocate. Scopriremo come si chiama tra un attimo. Sembrava lo scavetto che ha fatto Pirlo contro l'Inghilterra agli europei. Esatto, quello esatto. Scavetto indeciso, così morbido. No, ma infatti ci vuole grande sangue freddo, eh. Così va bene, sono anche queste cose che ti danno una mano per invertire un po' la rotta. Speriamo bene che dia un po' di entusiasmo l'ambiente, che intanto di finirla e poi cominciare a pensare al futuro in modo diverso. Proviamo bene. Il tuo brano diventa un inno porta fortuna dopo. Speriamo bene. Attenzione, perché siamo ancora... Fortunatamente la palla va dai. Fuori, ragazzi. Oh, siamo al 94, è ora di fischiare, andiamo a casa, l'abbiamo vinta, dai, su. Fischiamo. Allora, diciamo... Ci hanno dato il rigore alla fine del secondo tempo, che era il rigore che non... Diciamo una cosa, perché se no hai ragione, diciamo anche una cosa che secondo me, adesso non so come finirà, spero bene come ci sta indirizzando, ma i cambi che ha fatto Marino, considerando la panchina che avevamo, ha fatto dei buoni cambi. Sono d'accordo. E la squadra ha avuto un po' più di sprint in campo. Sono d'accordo con te. Concordi? Gli ultimi 10 minuti con i cambi che abbiamo fatto ha avuto veramente... Il Vicenza era sparito, eh. L'abbiamo... E game over! Finisce Paolo Massa! Torniamo a vincere dopo un anno in grande, casa! Grande! Allora, 3 punti finalmente, li aspettavamo. Si chiama Corrado questo nostro amico, dice mi sono sbagliato solo di 20 secondi, siete forti, mi chiamo Corrado, sono un tifoso a volte ipercritico. Forza SPAL sempre. Bravo Corrado. Grande Corrado, soprattutto Corrado, il mito del giorno. È il nome della giornata. Esatto. Tutto torna nella vita. Vedi? Corrado è il nome della giornata. Vabbè. Allora, Max, qui quello che dicevi prima l'abbiamo smontato, eh? No, in realtà no, perché la classifica mette ancora la SPAL in zona retrocessione o comunque nella parte bassa. Però, che la SPAL riesca ad inanellare una serie di vittorie come questa, che siano sia briose dal punto di vista del gioco, ma sia che mettano una tranquillità di classifica.
Cioè, questo è un buon inizio, però è la prima vittoria dopo 5 partite e dopo un anno che non si vinceva. Però quindi Max... io rimango della mia linea dello scetticismo, che ho visto che porta anche bene alla SPAL. Però voglio vederla nelle prossime. Però tu, Max, sei uomo di calcio, sai benissimo che un 3-2 al 93esimo ti dà entusiasmo, è fantastico. Ti dà carica. È fantastico. Sai cosa mi ha fatto arrabbiare tanto? Mica. Quell'errore di Murgia con il Pordenone al 93esimo. Cioè, quelle sono quelle cose che faccio fatica a digerire anche a distanza di settimane. Perché tutti i discorsi si imposterebbero in una maniera differente. Non sarebbe la prima vittoria, sarebbe la seconda, non ci sarebbe quella situazione di classifica e si parlerebbe di una SPAL diversa. Io non riesco ancora a digerirle quelle, per quello parlo di inesperienza e rimango con una linea di scetticismo generalizzata. Allora, intanto, guardate, giusto perché me lo dice, così ne approfitto per salutarlo, perché ci siamo un po' confrontati, diciamo, via Facebook in queste ultime ore. Saluto Corrado Magnoni, perché mi dicono, è Corrado Magnoni? No, non è Corrado Magnoni, però lo saluto, prossimamente lo contatteremo ancora, ovviamente, il nostro caro Corrado. E, no, è un altro Corrado, c'è la foto anche su WhatsApp, quindi... Corrado, posso dire solo una cosa? Io voglio fare complimenti alla SPAL, sì? Perché oggi comunque ci ha regalato, nel bene e nel male, emozioni, al giorno d'oggi sono difficili da trovare... Ha recuperato un doppio svantaggio e abbiamo fatto 3 punti fondamentali. Allora, grazie ragazzi. Signori, voi adesso non lo potete vedere in diretta perché dietro le quinte, ma c'è un Mariotti che sta tifando dietro le telecamere, con mascherina tra l'altro. Vabbè, giustamente. Visto Marco che ce l'abbiamo fatta oggi. Oggi è andata. Speriamo che non sia l'unica, ecco, speriamo che sia davanti. Salutiamo anche Marco Mariotti, che vi saluta tutti, insomma, Marco, dietro le quinte. Allora, noi tra un attimo andiamo in pubblicità e c'è però, prima di andare in pubblicità, Angie Frara che dice, mi sa che devo l'aperitivo a Matteo, già, che però aveva detto anche lo facendo a Filippo, quindi vedi che alla fine tutto gira. Alla fine pago io. Adesso dovete decidere... No, alla fine offro io. Alla fine. Offri tu? Ma sì, dai. Tutti al Toga Bar, dai. Ecco, al Toga Bar, giustamente, si chiama così. Benissimo, io lo prendo volentieri. Allora, Max, noi andiamo in pubblicità, ti dobbiamo salutare perché tra poco invece dedichiamo l'ultima parte a sentire il brano di Phil Grandini. Ti ringraziamo, Max. Ovviamente un saluto... Grazie io a voi. Volete un saluto all'Ido delle Nazioni, come sempre, sei libero a Nazioni in questo momento. Sì, sono a LDN. Ecco, però LDN è bello però, LDN sembra uno slogan, è la targa. Un marchio, esatto. Che guarda, ti dico una cosa, poi magari te la dico, ma cioè a me il mare d'inverno, comunque quando c'è un po' freddo, mi affascina sempre molto. Io lo adoro. Però io lo vedo poco. Se sei una ragazza, sì, sei da solo un po' meno. Vabbè, adesso... Però una botta di malinconia che è bella. Però anche la malinconia, secondo me, è una cosa che ti prende. Vabbè. Salutaci Lido delle Nazioni. LDN perché ci riteniamo una repubblica a parte. Lido delle Nazioni è effettivamente, adesso lo voglio dire, effettivamente, adesso non so come sia Nazioni quando si arriva a dicembre, gennaio, però mi sa che è un po' un posto isolato in quel periodo dell'anno. Ci siamo soltanto io e i Daini. Ecco, perfetto. Va bene. Grazie Max Foglia, alla prossima. Ciao Max. Andiamo in pubblicità e ritorniamo con Match tra pochissimo. E qui si festeggia in studio per questi 3 punti finalmente arrivati, sperando che siano i primi 3 di tanti altri poi, perché adesso... Intanto abbiamo cominciato. Intanto siamo saliti a quota 6. Abbiamo avuto una bella reazione, incredibile perché comunque non sembrava, e siamo riusciti a fare un bel secondo tempo, almeno da metà in poi, e abbiamo portato a casa una partita che alla fine... Tirando le somme ce la siamo meritata. Allora, guardate, però dobbiamo soffrire un po' meno, ragazzi. Dobbiamo soffrire un po' meno. Vado a recuperare perché alcuni di voi ci mandano anche SMS. Cosa pensate che vincere al 93esimo cambi qualcosa? Guardate la classifica, siate realisti, eccetera, eccetera. A livello di morale tantissimo. Esatto. Anche secondo me a livello di morale tantissimo. Esatto. Il morale conta tantissimo nel calcio. Non hai ribaltato in tempo reale senza... Hai ribaltato un 2-1. Eravamo sempre in svantaggio, esatto. Perché ricordiamo, perdevamo 1-0, 1-1, loro hanno fatto il 2-1, 2 pari, e questo 3-2 al 93esimo vale più di 3 punti. Poi abbiamo già visto in quest'anno e mezzo che ogni tanto siamo capaci di fare delle imprese e speriamo sempre che quella volta sia la volta buona. Speriamo che questa sia davvero la volta buona. Lo vediamo la prossima partita. Vabbè,
Adesso, tra l'altro, ne approfitto per salutare Giuseppe Celeghini, visto che tornerà poi anche Beppe al prossimo appuntamento. Allora, ci prendiamo una piccola pausa musicale, però rimanete con noi, oltre che per il brano, perché poi faremo gli ultimi commenti di questa prima vittoria in Serie B della SPAL. Caro Phil, presentaci dunque il brano che ti vede protagonista. Beh, è un brano che ho scritto, del quale ho scritto il testo, l'ho scritto insieme, mentre la musica l'ha scritta il grandissimo Yarin Munari. Grande saluto di lui. E quindi un giorno lo portiamo anche qua. Dai, in studio. Lo portiamo volentieri. E tra l'altro stiamo lavorando già a una nuova canzone che non vedo l'ora di farvi sentire. Intanto vi faccio ascoltare l'ultima nostra produzione, che si chiama Incollato a te. Comodi, pensavo, e saper aspettare, ma sono solo le parole di chi da sempre sa e fa pugni con il cuore. Voglio un bacio da te. Io sono ancora incollato a te.
Guarda, ti faccio un applauso sincero. Grazie. Bravissimo, bravo Phil. Davvero, davvero bella, bravo Phil. Allora ti auguriamo che possa avere successo questo brano, di cui, diciamolo pure, questo video, insomma non è proprio un video ufficiale ma un semi video. No, sì, esatto, è arrivato, ve lo dico io, qui in studio mentre eravamo in diretta. Devo dire grazie a Elia che me l'ha fatto così al volo, perché non avevo ancora concepito un video per questa canzone, perché quella, la concezione che avevo io di video per questa canzone aveva bisogno di contatto fisico e in questo momento non si può fare. Quindi, vabbè, insomma, adesso vediamo. Dai, speriamo che cambi qualcosa prossimamente. Allora, intanto comunque qui la gente sta ancora gioendo per questa vittoria della SPAL. Sperando, ci sta, Nicola, ci sta. Ma ci mancherebbe altro, anzi, cioè, aveva un arretrato di un anno, per cui... Allora, dunque, questo nostro amico dice: comunque i tifosi allo stadio fanno la differenza. Ora mi concentro per fare la macumba alla regina, va bene, d'accordo, sempre Corrado, il nostro tifoso di prima, va bene. Corrado, guarda, se avessimo un premio te lo regalerei, ma non ce l'abbiamo, quindi vabbè, simbolicamente hai i nostri complimenti per aver azzeccato, o quasi, insomma, ecco, il gol. Immagino gioia anche su Facebook, assolutamente, Vittoria. Anche perché è stata una vittoria veramente inaspettata, quindi sono tutti estremamente contenti, poi finalmente, appunto, dopo un anno, quindi a maggior ragione... Sono tutti molto entusiasti per questa vittoria. Ma poi diciamolo chiaramente, ragazzi, quando fai gol oltre il 90esimo ed è una vittoria, godi il triplo. Cioè, certo. È inutile nasconderlo, certo. No? Cioè... Esatto. Sì. Non facciamo confronto a niente nessuno di quello che dicevamo prima, però diciamo quando poche ma di qualità fanno... Sì, ma adesso che mi è venuto in mente. Fanno avere un maggior piacere. Ecco, la tua collega Sara Pinna, chissà adesso, ci ricordiamo. Ah, è vero. Quando pareggiò Floccheri 3 anni cercheremo fa. Cercheremo di vedere cosa hanno fatto sui nostri colleghi, sui concorrenti di Vicenza. La SPAL non gli porta bene. No, assolutamente. Vabbè, intanto qua stanno continuando a dare messaggi. Emiliano dice: buongiorno a tutti, Luca Moro è la prima soluzione in attacco, adesso cerchiamo il mediano. Forza SPAL, firmato Emiliano. Vabbè. Beh, è cambiato sicuramente qualcosa. No, quindi... Ma l'abbiamo detto in diretta che i cambi sono stati buoni. Sì. Quindi meriterebbe... È l'unico centravanti che aveva di ruolo in panchina. Allora facciamolo. Volente o nolente, era quel ragazzo lì che, ripeto, con la primavera sta facendo benissimo. Allora adesso ricordiamo intanto che il prossimo appuntamento sarà il 1° di novembre. Che è una domenica. Che è una domenica, alle ore 15. Domenica, tra l'altro così non ci bruciamo neanche, sai, ovviamente 1° novembre è festa, vabbè, domenica, quindi non ci roviniamo una festa interiore. Speriamo di non essere in casa. Ecco, quindi, quello lo speriamo, perché adesso non ho ancora visto. E quindi di non continuare a mangiare già dai giorni precedenti, perché poi è quella... Io, guardate ragazzi, non ho osato guardare se ci sono già degli aggiornamenti sul coronavirus. Tanto arriverà, cioè nel senso... Generalmente a metà pomeriggio ci informeremo, ci informeranno, quindi... Tanto vale stare sereni per un po'. Esatto. Vabbè, intanto Andrea dice: sono ottimista riguardo alla partita di Reggio Calabria, secondo me portiamo a casa un buon risultato, ce lo auguriamo. Andrea Venturini brinda al vantaggio della SPAL e dà appuntamento nel chiostro di Santa Maria in Vado per lo champagne finale con Valentino il nonno, leggo pari pari, e tutti gli sbandieratori giallo-viola. Va bene, ok, allora abbiamo letto questo. Io vi sto leggendo in diretta, senza averli visti prima, e comunque ci sono tanti messaggi che stanno arrivando di gioia, anche di inviti, insomma, ecco. Ecco, purtroppo c'è sempre questa cosa che quando ci arrivano degli inviti è bello, però al suo tempo sei sempre un po' frenato dicendo dove, sì, come, in quali modalità. Vabbè, insomma, purtroppo si va avanti così. Comunque li mettiamo lì, cioè, nel senso, certo, comunque, certo. Quando... tu comunque, ammesso che mai ci sia questa chiusura dalle 20 in poi, però il tuo togabar è aperto al mattino? Sì, no, io sono aperto dalle 7 e un quarto fino alle 3 e mezza, 4 del pomeriggio, quindi... Quindi bisogna fare un aperitivo al mattino in pratica, Matteo. Sì, facciamo... da mezzogiorno in pratica. Faccio fare una merendina veloce. Ecco, va bene, quindi lo diciamo a chi deve pagare l'aperitivo, ma insomma, vabbè, dai. No, vai, diciamo, faccio colazione volentieri. Ecco, diciamo che simbolicamente siamo felici lo stesso. Vittoria, poi con te ci sentiremo, adesso vabbè, non è il motivo per cui sei qua oggi, però insomma immagino che sarai coinvolta anche in quello che sarà le iniziative di Capodanno, di Natale, quindi insomma... Assolutamente sì, adesso appena avremo qualche certezza in più su come saranno le modalità, ovviamente tutto nella massima sicurezza, però bisogna ovviamente vedere un attimo cosa ci dirà il governo, cosa deciderà con questo nuovo decreto e
comunque poi ne riparleremo assolutamente. Ah certo, no, te lo chiedo perché ovviamente approfitto della tua presenza perché... Sì, sì, no, hai fatto benissimo. Cioè, immagino che voi arrivino una marea di domande, ma anche a noi comunque ci chiedono sì, ma infatti stiamo... cosa si fa a Capodanno, si fa, non si fa, un po' alla volta ve lo diremo. Per quello che sappiamo adesso cerchiamo di rispondere alle domande, però ovviamente è tutto così, è ancora un po' difficile da capire perché le cose cambiano perennemente e tutto dipende dal numero di contagi, quindi potrebbe cambiare tutto anche la settimana prima di Capodanno, si spera di no. Però ovviamente ci dobbiamo adeguare a quello che è. Certo. Insomma. Una certezza c'è, Maria Vittoria. Il tuo sorriso è meraviglioso. Grazie a te. Mamma mia. Bravo. Io qua mi sciolgo. Anch'io. Volevo concludere veramente. Così, Nico. Mamma mia. Oggi non abbiamo ancora detto niente. Se l'hai tenuto per il gran finale. Che cosa dobbiamo dire dopo questa dichiarazione di Matteo? Niente, basta, finito. Ringraziamo intanto la regia, Ivan e Alessandro, anzi per questi supporti anche audio. Bellissimi, bellissimi. Esatto. E poi salutiamo Simone e Max che ci hanno accompagnato via Skype, ovviamente grazie a Maria Vittoria Pasetti, grazie a te Nicola, grazie a tutti, Il Grandini e Matteo Agnelli, grazie a te Nicola, buonasera a tutti. 19:30 TV Giornale di Telestense, Match invece torna domenica 1 novembre, buona serata a tutti.